Buongiorno a tutti e dai, un grande applauso di entusiasmo, perché questa non è una rassegna, non è una passerella, è una manifestazione che ci deve portare a ventre a terra, con le baionette, con gli scarponi, con tutto quello che serve. Sarà lunga, sarà piena di voci, ma sarà ritmata, sarà strutturata per batterie di ospiti, per dare tutto quello che ci serve in queste ore. Prima di tutto ci serve una bella accozzaglia. Allora chiamo Sandra Bonsanti qui al mio fianco, perché l'accozzaglia è bella, l'accozzaglia è contaminazione, la diversità. Ho visto un ragazzo che ha messo su Twitter una bellissima immagine, il quarto stato, e poi ha messo hashtag accozzaglia. Ecco, siamo belli perché siamo diversi. E vorrei che il primo a salire su questo palco fosse l'eroe che sta combattendo questa battaglia simbolicamente, veramente con grande passione, Carlo Smuraglia, presidente dell'ANCI. È stato bellissimo vederlo a Rai 3, con il suo stile, la sua eleganza, la sua capacità persuasiva. Veramente siamo tutti uguali oggi, ma Smuraglia è un simbolo di un impegno che non conosce la retorica, non conosce la pausa, non conosce l'incertezza. E allora vorrei che, mentre invito a salire sul palco quelli che saranno grandi, lo vedo già alle mie spalle, Francesca Chiavacci, il professor Ginsburg, il professor Barile, il professor Pardi, la Merlini, salite, portatevi qua le spalle. E vorrei che però il saluto naturale che dice Sandra ce lo desse subito Smuraglia, per informarci di che cosa sente, che clima avverte, lui che ha in mano, come dire, il polso di una grande associazione che si è impegnata democraticamente sul territorio e con grande entusiasmo. Mi porto un microfono. Un applauso. Ecco, se parliamo di clima, devo dire che il clima che io ho riscontrato nel Giro d'Italia che ho fatto e che ancora sto facendo è un clima meraviglioso. È un clima di impegno forte. Da Bolzano a Palermo, alla Calabria, a tante altre zone d'Italia, ho trovato sempre persone molto consapevoli e molto decise a vincere. L'ho ripetuto anche l'altro giorno, non ci si può presentare a un incontro referendario con l'aria di quelli che hanno dei dubbi, dei problemi. Bisogna essere convinti che si può vincere, si deve vincere. Poi la storia ci dirà come è andata, però riscontro un interesse particolarissimo, un'attenzione che raramente si era incontrata. Mi ricordo forse gli ultimi mesi del referendum del 2006, quando finalmente ci eravamo scaldati e allora era entrata in campo la passione. Purtroppo, come sapete, non c'è solo questo. C'è la passione, c'è l'impegno di tanti e ci sono anche gli indifferenti. E ci sono anche quelli cosiddetti incerti. Io continuo a dire in questi ultimi giorni un po' di incerti, bisogna smascherarli, perché io sono convinto che non pochi di quelli che dicono che non sanno ancora come voteranno hanno già deciso di votare per Issi. Allora bisogna dirgli, ma ti vergogni di dirlo? Ah, ecco, molto diplomatico. Perché in realtà queste conversioni all'ultimo momento, queste persone che hanno meditato a lungo per lunghi mesi, intellettuali arrovellati su una cosa che basta leggere questa riforma, basta leggere con un minimo di attenzione e si scopre che non potrà funzionare mai, che è lo stravolgimento più netto della Carta Costituzionale, che è un sistema aberrante di per sé. Basta leggere quello che ne scrivono i costituzionalisti sostenitori del sì, dei quali non pochi dicono che tutto va bene, ma ogni tanto dicono, certo, questa cosa creerà un po' di confusione, ma poi ma
tutto è perfettibile, oppure poi vedremo. Sì, questa cosa si può prestare anche a qualche difficoltà, ma poi vedremo e così via. Ma si fanno così le riforme costituzionali? Io credo proprio di no. Ci vuole più attenzione, ci vuole più rispetto per la Costituzione, e la Costituzione deve essere trattata come deve, come è stata costruita, con prima con gli impulsi della resistenza e dell'antifascismo e poi con un lavoro di 2 anni molto serio, che non può essere mandato alle ortiche soltanto da un branco di, credo qualche volta, anche di ignoranti per il modo come impostano le cose. Però una domanda, una curiosità, ma Giuraglia è sovrumano o ce n'è un altro, un clone che gira? Perché siamo rimasti veramente colpiti da questo impegno. La verità è che nelle cose bisogna crederci. Io ho accettato qualche anno fa l'incarico di presidente dell'ANPI perché idealmente mi ricongiungeva a una scelta che ormai tanti anni fa ho fatto nella mia vita, nel 1943, e mi sembrava bello concludere la mia vita in un certo senso come l'avevo cominciata. Quest'anno abbiamo fatto il congresso, al momento del congresso ho chiesto di potermene andare, tornare alla mia vita privata, e il congresso me lo ha materialmente impedito perché pensava che si dovesse affrontare una battaglia seria, ci volesse dell'impegno. Non potevo non profondere almeno lo stesso impegno che ho messo 70 anni fa e più in vicende certamente meno importanti. La saggezza partigiana degli iscritti dell'ANPI. Un grande applauso a Giuraglia e a questa associazione che è la bandiera dell'Italia migliore. Allora vorrei dare subito la parola ad Altiero Grandi, sapete che il nostro guru in queste ore, l'unico intellettuale che non ha dubbi, che non dice, che sta meditando se infila la scheda, se dirà sì o dirà no, poi vota sì, cioè il travaglio di Santoro è un dramma umano che va compreso, ecco, per me è l'unico intellettuale che non ha mollato è Maurizio Crozza. Voi sapete, no, vi dico perché. Perché hanno fatto un esposto all'AGCOM dicendo che non poteva più andare in onda fino al referendum per una battuta. E allora, siccome quelli del sì quando scrivono gli esposti all'AGCOM fanno dei grandi sforzi, effettivamente, anche risentendola, questa battuta è illuminante. Ripetetela a tutti i tentennanti. Gli elettori italiani si dividono in 2 categorie, quelli che votano no e quelli che non hanno capito il quesito. Altiero Grandi. Salute a tutti. Vedo segni di nervosismo nel campo del sì. A me pare che Renzi stia andando oltre perfino il segno che avevano immaginato. Dire che la Corte Costituzionale boccia i decreti del governo sulla pubblica amministrazione... Intanto chiamo sul palco anche Lippo Pepino, scusa sì. che non avevo visto, eccolo là. L'avevo visto, quindi condivido. E dire che questo è frutto del lavoro della burocrazia, della resistenza della burocrazia italiana alla Corte Costituzionale, mi sembra sinceramente una follia. Può andare bene solo perché dal punto di vista mediatico c'è una grande compiacenza e non sono molti che dicono è una follia. Ma dire che la Corte Costituzionale è la burocrazia che blocca il governo mi sembra un'autentica accozzaglia, anche loro accozzaglia. Anche loro accozzaglia. Però è segno di nervosismo. Qualcosa evidentemente non gli torna nel risultato. Ma sta cercando in tutti i modi di usare i giorni che restano, le ore che restano, per convincere settori di indecisi. E settori di indecisi sicuramente ce ne sono. Noi dobbiamo fare attenzione, non possiamo fare l'errore di pensare che tutti hanno già deciso e tutti sono già convinti. Quindi il tempo che ci manca, anche in un'iniziativa come quella di oggi, che è un'iniziativa che conclude un percorso politico, ma non conclude il rapporto con gli elettori, deve avere chiaro che ci restano delle ore da spendere.
sperando che questo faccia crescere il nervosismo del Presidente del Consiglio, perché se sentirà che c'è negli italiani, grazie al lavoro che stiamo facendo ancora in queste ore e che faremo fino all'ultimo, una pressione politica per il no, credo che questo gli darà ancora problemi, aspettiamoci altri numeri. Ora, io due cose solo voglio dire. Uno riguarda questo tema che la Cozzaglia, nel caso vincesse il referendum con il risultato del no, porrebbe un problema alla vita del governo. In un paese sostanzialmente antidemocratico, che credo a molti di noi fa venire un brivido nella schiena, in Ungheria il capo di quel governo ha presentato ai suoi elettori una proposta. La proposta è stata bocciata, perfino lui ha preso atto che era stata bocciata. Perché in Italia il Presidente del Consiglio e il governo non debbono semplicemente prendere atto della volontà degli elettori? Ci ho provato, è andata male, mi rimetto al giudizio della Suprema Corte, che sono appunto gli elettori italiani. Questa idea che il governo mette sull'esito del referendum il fatto che se ne può andare mi sembra francamente una bestemmia politica di proporzioni notevoli, per tutte le ragioni che abbiamo ricordato tante volte. Il governo non è lui che fa la modifica costituzionale, è sbagliato farne un punto del programma di governo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non c'è dubbio che questa questione è una questione grave. E poi c'è il grande tema del cambiamento. E anche sul cambiamento, se vince il sì, basta un sì, eccetera, eccetera. Allora, cerchiamo di andare un attimo a fondo anche nel rapporto con le persone su questo tema del cambiamento, perché in effetti, se il cambiamento è positivo di per sé, beh, allora è abbastanza difficile fare la parte dei conservatori, di quelli che non vogliono cambiare. Ma noi sappiamo che i cambiamenti non sono tutti uguali. Ci sono cambiamenti positivi e cambiamenti negativi. Smoraglia ha ricordato il grande cambiamento di 70 anni fa, la fine della dittatura, l'avvio della democrazia, era un cambiamento positivo. Poi ha vinto Trump in America in tempi più recenti, un cambiamento positivo? Non ne sono del tutto convinto, temo che sia un cambiamento che ci porrà seri problemi e ci imporrà a tutti di cambiare registro, atteggiamenti, valutazioni, eccetera. Ci sono dei cambiamenti che sono assolutamente negativi, alcuni provvedimenti del governo sono stati addirittura estremamente negativi sui diritti del lavoro e quant'altro, per ciò che riguarda quindi il cambiamento. La questione è: questo è un cambiamento che guarda avanti, è positivo o no? Non è positivo perché condanna il nostro paese al pasticcio, al conflitto istituzionale, non è positivo perché il merito del funzionamento che viene proposto, togliendo il diritto di voto agli elettori sul Senato e sostanzialmente con una Camera che per effetto dell'Italicum diventerebbe soggiacente ai voleri del governo, porterebbe gli italiani a non avere più un pieno potere democratico. E non avere un pieno potere democratico mi sembra una cosa molto negativa. E dobbiamo rivendicare che un cambiamento il no lo produce di sicuro. Non è quello Renzi se ne va, Renzi resta, questo riguarda lui e la maggioranza che lo protegge. Riguarda un altro aspetto, è sicuro che l'Italicum cade, perché a quel punto, così come la modifica costituzionale verrà bocciata, anche l'Italicum non sarà più la legge con la quale andremo a votare. Si riaprirà quindi un cambiamento importante, avremo finalmente la possibilità di discutere di una legge elettorale sulla base della sentenza della Corte che ha distrutto il Porcellum, cercando di cancellare la vergogna dell'Italicum che al Porcellum assomiglia veramente troppo. Benissimo, e vorrei tenere proprio un filo unico, chiamare Cecchino a parlare proprio di questa ultimo addendum incredibile sui giornali oggi, titolo di Repubblica, quel no della Corte che salva i fannulloni. Cioè scrivono male le leggi e poi no è della Corte Costituzionale. Allora forse anche la delicatezza di questa Camera, di questo strumento di equilibrio è molto importante nel discorso di tutela della Costituzione, delle istituzioni che stiamo facendo in queste ore. Ma mi sembra che la reazione anche proprio alla sentenza della Corte dimostri
quello che abbiamo, grazie, vicino vicino, quello che abbiamo tutti sotto gli occhi. Anche col microfono. Questa è sempre una lotta impari, quella sì, cosa. Sì, abbiamo, cioè, che dimostri quello che stiamo vedendo tutti i giorni in questa campagna, e cioè il tentativo della cattiva politica di assolversi dicendo che la colpa è delle regole. La cattiva politica che, anziché cambiare se stessa, accusa le regole di e la Costituzione di impedirle di fare una buona politica. Credo che questa sia una delle cose che sta emergendo in maniera più forte in questi giorni, e che sta però creando anche una consapevolezza diversa in settori che spesso non ce l'avevano. Guardate, mentre qui la sala si sta riempiendo, è piena in questo momento Piazza Esedra con la manifestazione sociale per il no al referendum. Una manifestazione sociale in cui ci saranno delle provocazioni che saranno battute, ma una manifestazione sociale che nasce soprattutto in Valsusa. E nasce in Valsusa, e dove in questi mesi è successo un fenomeno, secondo me, eccezionale proprio sui temi del referendum. Abbiamo battuto comune per comune, trovando una popolazione che non credeva più nello Stato, che ha ritrovato delle motivazioni per ricominciare a crederci se la Costituzione riavrà il suo primato. A chi chiede cosa succederà dopo il 4 dicembre, io credo che noi dobbiamo rispondere sulla base di tutto questo, che forse dipenderà anche da noi, non è certo, ma forse dopo il 4 dicembre ricominceremo a fare politica, anziché affidarci, come da troppo tempo sta accadendo, al mito di un uomo solo al comando. Credo che proprio questo fare politica abbia, come dire, ricreato, io mi ricollego a quanto diceva Smuraglia prima, io non lo so come andrà a finire, io ho una certezza dentro, ma non ve la dico perché scaramanticamente non bisogna dirla. Ma io quello che condivido con quello che diceva Smuraglia è il clima che ho trovato in giro. Io vi devo dire che da molti anni non trovavo un clima di questo genere, non sempre facile. Ci sono state pure riunioni in cui c'erano 10 persone, non è che ci fossero sempre le folle, ma c'era una voglia di ricominciare a fare politica, di non adagiarsi su delle decisioni già prese, su una situazione statica. No, si riapre un discorso, e io credo che il fatto che si riapra con la Costituzione sia la cosa più importante. Straordinario. Tra l'altro, pensateci, nella storia più recente sono stati i no che hanno fermato il progresso, il no sul divorzio, il no sull'aborto. C'è anche un bellissimo passaggio di Gobetti, niente meno, che agli albori del fascismo, quando disse: ma il sì è la parola preferita dai servi, e che ho a che fare io con i servi. Fantastico. Sandra, devi leggere un messaggio, facciamolo subito, perché sono tanti coloro che non sono voluti venire. Della Presidente di Libertà e Giustizia, Nadia Ordinati, che è a New York a insegnare a insegnare come insegna lei alla Columbia, e a darsi da fare perché votino no. Allora, cara Sandra, ti prego di trasmettere a tutti coloro che partecipano e hanno contribuito a organizzare la manifestazione dell'iniziativa fiorentina a favore del no i miei saluti e calorosissimi auguri. Il lavoro fatto in questi lunghi mesi dalla cittadinanza civica e Libertà e Giustizia in testa, scusate, ma era Presidente di Libertà e Giustizia, è stato straordinario, competente, generoso e caparbio, nonostante la sproporzione dei mezzi economici e propagandistici di cui ha goduto permanentemente il fronte del sì. Anche questa diseguaglianza di opportunità, di voce politica, deve essere considerata quando ci richiamiamo alle urne il 4 novembre prossimo, quando ci rechiamo alle urne il 4 novembre.
perché questa proposta di revisione costituzionale prefigura un'Italia nella quale la vicinanza al potere e chi lo gestisce darà ad una parte più larghezza di mezzi per condizionare le opinioni e restare in sella più a lungo possibile. La nostra lotta è stata ed è generosa e disinteressata, interessata solo a fermare questo disegno e a difendere la nostra democrazia. E mi fa molto piacere anche di dare i benvenuti a tutti i costituzionalisti della scuola Barile, quindi Calamandrei Barile di Firenze, che si sono dati da fare in questo periodo come non mai, e li abbiamo qui praticamente al completo, manca solo qualcuno che non poteva essere qui con noi oggi, da Caretti a Grassi a Zaccaria a Merlini. Ecco, ci manca Kelly che non poteva essere qui, però questo è molto bello per Firenze, che ha sofferto parecchio e continua a soffrire parecchio. L'idea di avere questi padri ispiratori mi pare molto bella, importante e significativa. Grazie. Un applauso. E Pancio Padri rappresenta un filo di continuità con la storia dei girotondi, con un grande movimento di opinione che attraversò il paese quando la libertà, anche quella del pluralismo, anche quella dell'informazione, sembrò minacciata. Credo che possa dirci oggi il motivo per cui è qui. Anche Paul, che infatti sta qui anche lui, non sono da solo. No, io non sono. Poi dopo anche Paul. No. Quel confronto di Firenze. I motivi sono tantissimi, però possono essere ridotti a grande semplicità. Noi rappresentiamo, siamo dalla parte dei cittadini che non tollerano l'idea che tutto il potere vada al governo, tutto, senza esclusione di niente, perché questa modifica costituzionale immagina un meccanismo ipocrita, perché non lo dice apertamente, insidioso, che cerca di privare di potestà le camere elettive e consegnare tutto il potere sostanziale al governo. E noi siamo dalla parte dei cittadini che non sopportano l'idea che questo governo venga alla fine attribuito a una minoranza, perché il meccanismo incardinato terribile di questa cosa contro cui stiamo lottando è proprio questo: tutto il potere al governo, il governo è una minoranza, che è prodotta da un meccanismo elettorale che di proposito evita il concetto fondamentale in Costituzione di voto eguale, nega il concetto di voto eguale e inventa un meccanismo per cui il voto è di per sé fin dall'inizio diseguale. Chi vota per il partito che ha la fortuna di vincere vale 3 volte tanto rispetto a chi ha avuto la sventura di votare per il partito che perde. E quindi il motivo sostanziale per cui noi ci battiamo in realtà è l'elogio dell'eguaglianza. Eguaglianza politica, eguaglianza di diritti, eguaglianza sociale, eguaglianza economica. Un'eguaglianza che è già minata, purtroppo, già dall'opera dei governi che hanno preceduto questo. Io ricordo soltanto forse il fattore più micidiale, che è quello di aver introdotto a forza, o anche con una forzatura proprio di tempi tecnici, in aula il pareggio di bilancio nell'articolo 81. Ricordo di sfuggita quello che non l'hanno toccato. Ricordo che l'articolo 81 era ben lontano dal suggerire l'idea che lo Stato può fare le spese che gli pare, perché l'articolo 81 con grande sobrietà dice che non può essere promulgata una legge che non abbia copertura finanziaria. Invece hanno voluto forzare questo concetto che era equilibrato e infilarci dentro un divieto sostanziale da parte dei poteri europei e della finanza internazionale, che impedisce letteralmente allo Stato di esercitare un'attività dinamica dentro la politica economica. Non lo Stato imprenditore, ma lo Stato promotore di una dialettica sociale. Ecco, quando noi pensiamo all'articolo 81 forzato in quella maniera atroce, noi dobbiamo subito fare il parallelo mentale con quel comma secondo dell'articolo terzo che vi dice con un tono
così sobrio ed elementare, la Repubblica rimuove gli ostacoli che si frappongono alla piena realizzazione della persona umana. È una grande promessa. Non mi ricordo più chi l'ha detto, ma sicuramente è qualcuno dei grandi del nostro passato recente. La Costituzione è una promessa ed è sempre in parziale conflitto con il presente. La Costituzione deve essere in conflitto con il presente, perché il presente va battuto e superato e modificato, e la Costituzione addita un cammino che è quello dell'eguaglianza. Quindi noi siamo in cammino per questo obiettivo, non ci dobbiamo fermare, non ci fermeremo, qualsiasi cosa accada non ci fermeremo, però oggi lottiamo perché questa modifica costituzionale venga battuta. Finisco solo con una cosa: è fondamentale ricordare ai nostri incerti, perché noi dobbiamo parlare non a noi stessi ma a quelli che stanno fuori, è fondamentale ricordare che la riforma di Berlusconi fu bocciata non dall'elettorato di centrosinistra, basta andare a vedere le cifre, fu bocciata da una presenza civile molto più ampia, che comprendeva al proprio interno una parte cospicua dell'elettorato di centrodestra, che disobbedì ai suoi partiti e che si impadronì consapevolmente di una Costituzione restituita insieme a noi. Anche quella era un'accozzaglia significativa, perché superava le barriere dei partiti e superava le barriere, diciamo così, dell'astiosità di parte. Questo è importante. Il Partito Democratico, quando ha pensato questa pessima riforma, si era completamente dimenticato, a distanza di 10 anni, di questa evenienza. Se ci avesse pensato, forse si sarebbe trattenuto, perché la saggezza avrebbe dovuto impedirgli di muovere all'assalto di una cosa che era stata di nuovo presa sulle proprie spalle da tutto il popolo. Questa è la cosa fondamentale. E siccome questa capacità di ricongiunzione del popolo al di là delle barriere politiche si accoppia al sostegno indefesso dell'eguaglianza, noi siamo qui e ci saremo per sempre. Allora, siamo sul palco Merini, che fa parte di questo tavolo, e al microfono un po' di storico, perché c'è bisogno anche di uno storico per inquadrare il senso di questa operazione. Tra l'altro, poi lo sai che un grande intellettuale italiano, il padrone del billionaire, Briatore, ha detto che sente un grande impulso civile a favore del sì e ha mandato una mail per mobilitare a favore del sì gli iscritti del billionaire. Ho detto, beh, ma probabilmente avremo un trionfo nel seggio dei paradisi fiscali e delle Cayman, perché non so dove possono andare a votare. Prego. Allora, io ero molto commosso, si può dire, dal reso conto di come sono andate queste assemblee, questa riunione e tutto il resto, scusami, sì. Cioè dentro il naso, e proprio perché c'erano dei segnali di un paese molto diviso, molto spaccato in due, ma quando si sente da quelli che hanno fatto decine e decine di riunioni il clima che c'era in questa cosa e i numeri che erano presenti, questo è un motivo di grande soddisfazione. Ci sono state delle cose spiacevoli, il mobbing riservato per Sandra Bonsanti ieri sera sul programma della Gruba mi ha semplicemente disgustato, però una donna coraggiosa che sorrideva mentre questi altri due maschi per il sì che hanno fatto di tutto per metterlo in incoerenza. Ma c'erano altre cose, molte cose mi dispiace dire, dove il sì e il PD ha negato gli spazi a noi, e questo potrei fare abbastanza una lunga fila di queste cose. Ma detto questo, quello che ha colpito tutti erano le quantità di persone, la distribuzione di età e la voglia di ripartire, o di partire, devo dire, per la prima volta.
E questa è la grande sfida, ed è molto semplice. Da queste riunioni, da queste fervore, da questo argomenti e desiderio di intere classi, di scuole, di imparare. Imparare su una cosa tosto che era il Senato. Da questo, chiedo a Luca, chiedo a tutti noi, può ripartire qualcosa? E se può ripartire, che forma politica può prendere? Noi, Luca ha fatto riferimento a Giro Tondi, siamo 15 anni fa, cioè cosa si fa per far ripartire una politica che deve essere diversa, che deve essere radicalmente diversa, perché la fiducia, come sapete, nei partiti politici è a 2% fra i cittadini, il percentuale più basso in tutto il mondo democratico. Allora dobbiamo cambiare questo, ma se mi chiedete come, non ho le risposte. Solo, come ha detto Nanni Moretti una volta, non perdiamoci di vista, perché questo è importante. Allora, so che in sala ci sono Maddalena, Paolo Maddalena, lo invito a salire, chiamo Merlini sul palco. Posso dire un'ultima? Certo, no, assolutamente. Assolutamente. No, io dirigo il traffico, ma sono qui. Non viene estorcato di parole. Non sei nel PD, come dicevi. Molte persone mi hanno chiesto sul significato della presa di posizione del The Economist e anche prima, ma pochissimi l'hanno visto, di Tony Barber, che è il più grande esperto in Inghilterra sul Financial Times, che commenta l'Europa del Sud. Perché queste persone hanno abbandonato Renzi e le sue riforme? Io credo che questo è molto significativo, perché a un certo punto il grande capitale e anche tutte le forze di grande potere nell'Europa hanno messo la loro fiducia nel programma di Matteo Renzi. Ma se prendiamo il programma di Matteo Renzi e lo guardiamo bene, con calma, non in un'assemblea come questa, dopo 2 anni e 8 mesi il risultato è, per dir poco, pochissimo. E questa è una cosa, Jobs Act, sblocco l'Italia, la buona scuola. L'unico legislatore che ha mai messo l'aggettivo insieme con il sostantivo. Pensa se non ce lo metteva che usciva fuori. E questo ha portato a una conclusione inevitabile, qui finisce, che le riforme di Matteo Renzi finora sono fasulle, non sono vere. E il risultato vedremo davanti a noi nei mesi prossimi. Non perdiamoci di vista. Grazie. Bella, una parola antica che ritorna, chiamo Stefano Merlini e no, questa della buona scuola è meravigliosa, quest'estate 25.000 professori deportati sull'unità, abbiamo letto quel grande intellettuale che è Fabrizio Rondolino dire meno male che li hanno picchiati a Napoli perché erano analfabeti e non sapevano parlare. Poi il 5 settembre si è scoperto che avevano ragione, il famoso algoritmo renziano si era un po' perso per i pascoli. Prego. Grazie. Ringrazio anzitutto Sandra Bonsanti per il saluto che ha fatto a noi della scuola di Barile. Io parlo per primo, non perché sono il più importante, perché sono il meno importante di questa scuola, infatti devo scappare per andare a San Gimignano per un'altra manifestazione. Combatto. Fra le tante che è importante fare in tutti centri, non solo grandi ma anche piccoli della Toscana. L'esperienza di questi 2 mesi che ho fatto andando a sostenere il no ovunque, soprattutto in Toscana, è stata quella di scoprire un mondo, quello di una società civile che molti di noi ormai danno per persa alla politica,
che invece non è affatto persa alla politica, è persa a questa politica, a questo modo di far politica, ed è una società politica che attraverso i comitati per il no, attraverso il risveglio della coscienza dell'alta politica che questo dibattito sta suscitando nel nostro paese, sta incominciando a pensare che forse vale la pena di tornare alla politica. Il problema qual è? E qui mi ricollego a quello che Ginsburg ha detto poco fa. Come è possibile far sì che i cittadini italiani incomincino a credere alla politica buona, alla possibilità di rientrare in politica contando qualcosa? Il problema principale è proprio quello non affrontato dal governo Renzi, non affrontato da chi di fronte agli italiani sta agitando lo spettro di una riforma non solo sbagliata ma anche profondamente ingannevole, e che non si è mosso per fare quelle riforme che invece ci vorrebbero, ad incominciare dall'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, quello che riguarda i partiti politici e che dice tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti politici per determinare con metodo democratico, attenzione, con metodo democratico la politica nazionale. Ecco, questo articolo attende da 70 anni, da più di 70 anni, di essere attuato, e i cittadini non frequentano più la politica perché il metodo democratico nei partiti politici c'è sempre di meno, ad incominciare da quel partito che ha promosso questa riforma costituzionale e l'ha promossa senza avere avuto nessuna investitura da parte del corpo elettorale che ha votato per quel partito, perché nel programma elettorale del PD per le elezioni del 2013 si diceva che il Partito Democratico avrebbe difeso tenacemente la nostra Costituzione, la Costituzione esistente. Detto questo, ho una preghiera da fare a tutti noi che appunto battiamo città e campagne in questa ultima settimana di campagna elettorale. Abbiamo giustamente insistito sui pericoli gravi che deriverebbero dall'approvazione di questa riforma per ciò che riguarda la parte alta della Costituzione, la formazione della Camera dei Deputati, la consegna nelle mani di un governo che nasce da una minoranza di un potere assolutamente sproporzionato. Ma vi prego, avvertite i cittadini che è a rischio non soltanto la parte alta della democrazia, è a rischio la parte bassa, per così dire, quella più vicina ai cittadini, le autonomie locali. Il vero obiettivo di questa riforma della Costituzione è di cancellare il sistema delle autonomie locali, quel principio della vicinanza del governo al popolo che i nostri costituenti hanno posto alla base dell'articolo 5 della Costituzione. Perché non saranno distrutte soltanto le regioni, alle quali saranno sottratte 21 materie assolutamente determinanti per far sì che le regioni possano essere qualificate come autonomie politiche. Non c'è soltanto questo. E l'articolo 81 della Costituzione, abbiamo dovuto sentirci ricordare da Tremonti ieri,
sul giornale, che se passa questa riforma della Costituzione, le regioni perderanno, ed è vero, la loro autonomia impositiva. E allora da che cosa saranno sostituite le autonomie locali? Saranno sostituite da quei patti fra il governo e le città che hanno servito a Renzi per corrompere il paese a favore del sì. I patti del governo che hanno riguardato Napoli, che hanno riguardato Firenze. Vi diamo i soldi, il governo vi dà i soldi se voi assumerete un atteggiamento politicamente corretto. Allora è a questo modo davvero di intendere complessivamente ciò che è la democrazia nel nostro paese che il 4 di dicembre davvero siamo invitati tutti a dire un no fortissimo. Questa è la città, a proposito del no, dove nacque il non mollare. Non molliamo nell'ultimo video. È una maratona di costituzionisti a cronometro. Siamo anche Laura Barile. Siamo per un appello importante, Francesca di Radio Cora, che ci racconta la realtà di una emittente che in questo momento ha dei problemi perché la democrazia costa e l'informazione costa altrettanto. Allora, siediti un attimo lì, Laura, sulla posto, Francesca al microfono per il tuo appello. Certo, sono una chiosa a quello che hai detto, cioè, provano a corrompere, perché secondo me quel bellissimo discorso di De Luca, l'apologia elegante della clientela, forse convincerà qualche cliente, ma in questo momento in Italia sta dando motivazione a molti altri cittadini con gli occhi aperti per votare un sonoro no. Buon pomeriggio e grazie a tutti voi per lo spazio che ci avete gentilmente voluto concedere. Siamo ormai al termine di una delle più lunghe e velenose campagne elettorali degli ultimi decenni. Usiamo il termine elettorali non a caso, visto che sin da subito il voto di merito si è trasformato in un voto politico sul governo, che ha la responsabilità storica di aver voluto a tutti i costi una riforma spacca paese, sorretta da una maggioranza prima spuria, poi traballante, promuovendo in prima persona un progetto non di semplice emendamento, ma di profonda revisione di un pezzo non secondario della nostra carta fondamentale. Come la pensi Radio Cora sul referendum è noto da tempo. Della riforma abbiamo dato sin da subito un giudizio negativo, nel metodo, nel merito ed anche nella tempistica. Nel metodo riteniamo assolutamente sbagliato che un Parlamento sostanzialmente e politicamente delegittimato dalla sentenza della Corte Costituzionale sul Porcellum meno solo 8 qui sia rimasto in carica non solo e non tanto per gli affari correnti e per redigere come richiesto una nuova legge elettorale, ma arrogandosi il diritto di riscrivere un terzo intero della Carta Costituzionale. Questione che chiama in campo i temi della rappresentanza e della sovranità popolare, la quale appare grandemente compromessa nel momento in cui le regole del gioco vengono riscritte da deputati e senatori che non dovevano essere eletti, perché la Consulta ha bocciato la legge che li ha portati in Parlamento. In un momento di crisi delle istituzioni, una forzatura del genere continua a sembrarci un autogol straordinario, con il rischio di delegittimare non più e non solo il processo legislativo, ma addirittura la carta fondamentale, qualora riformata in siffatto modo. Nel merito, la riteniamo una riforma pasticciata, che produce una sorta di bicameralismo spurio, con un Senato semi-incomprensibile, che non fa risparmiare se non pochi soldi, ammesso che il tema del risparmio possa essere affiancato alle questioni della democrazia, e noi abbiamo numerosi dubbi al riguardo. Una riforma che sottrae ulteriormente sovranità al popolo, cui appartiene come recita la Costituzione. In ultima analisi, determina più problemi di quanti ne risolve. A questo si aggiunga che il rischio che con la nuova legge elettorale, venendo ad indebolirsi molti dei contrappesi istituzionali previsti dalla Carta, una sparuta minoranza possa impossessarsi del potere senza particolari problemi ci appare più che reale. Detto ciò, la cosa che più ci preoccupa in questo momento è anche il clima che si è creato intorno alla riforma. Un clima di odio, di spaccatura profonda e di incomunicabilità sostanziale tra le parti.
l'esatto opposto di quello che dovrebbe accadere in caso di riscrittura delle regole comuni. L'Assemblea Costituente eletta a suffragio universale fu un tentativo riuscito di ridurre ad unità principi e distanze anche radicalmente differenti, un capolavoro di diplomazia e di democrazia, ovvero del sortirne insieme di milaniana memoria. Inoltre, a nostro parere, comunque vada a finire questo referendum, la questione costituzionale sarà ancora tutta in piedi. Che vinca il sì o che prevalga il no, i primi 12 articoli e tanti altri della Costituzione saranno ancora da attuare. A partire dal meraviglioso articolo 3, che pone in capo alla Repubblica la rimozione degli ostacoli che si frappongono all'esercizio della pari dignità e dell'uguaglianza dei cittadini. Uguaglianza, non egualitarismo, dignità, non sopravvivenza. Certo, con la vittoria del sì tutto diventerà tremendamente più difficile, ma non bisogna illudersi che con un'eventuale vittoria del no tutti i problemi saranno risolti, anzi. Ecco perché anche dopo il referendum il tema dell'informazione sarà ancora tremendamente attuale, come del resto abbiamo già visto durante questi lunghi mesi di campagna elettorale, anche a par condicio vigente. Per questo vi chiediamo uno straordinario atto di sostegno a Radio Cora, che è l'unica realtà nel panorama mediatico a richiamarsi esplicitamente, sin nella propria linea editoriale, ai principi della Costituzione italiana. Un fatto simbolico e politico mediatico non indifferente, soprattutto di questi tempi. Purtroppo siamo qui a dirvi che di fatto quel meccanismo di sottoscrizioni popolari che avevamo immaginato e che rappresenta l'unica vera garanzia di indipendenza editoriale non è mai partito. E così non ci ritroveremo ad affrontare il 2017 con poche centinaia di euro che non basterebbero neanche a pagare le bollette. Figuriamoci il lavoro di chi collabora al progetto. Vi chiediamo pertanto di fermarvi al nostro banco e qui fuori, di informarvi sul progetto qualora non lo conosceste e soprattutto di sottoscrivere la tessera di Amici di Radio Cora per il 2017. Da 10 euro in poi è tutto ben accetto, visti i tempi, qualcosa in più non guasterebbe. Grazie e buona Costituzione a tutti. Grazie a te Francesca. Allora sul palco anche la mamma dell'Ortica, perché qui Laura prende il microfono, lo sa, perché intervalliamo questa maratona oratoria anche con gli intermezzi bellissimi, intelligenti, musicali, quindi il primo break arriva subito dopo l'intervento della Barilla. Io vorrei dire soltanto tre cose che hanno suscitato il mio stupore in questi ultimi due anni. Io so poco di legge, ma una cosa mi era chiara, e cioè che mettere mano a una Costituzione o addirittura elaborare una Costituzione presupponeva una situazione sociale di grossa rivoluzione o di grosso scompiglio, e comunque un rivolgimento che avesse messo in forse, anche che avesse distrutto, l'ordinamento precedente. Ed è il caso naturalmente della nostra Costituzione, che come disse Calamandrei, sotto le macerie delle città erano state demolite anche le sue istituzioni. Ecco, questo io ho sempre pensato e saputo in qualche modo, era il motivo per cui esisteva un mandato per una ricostruzione, cioè il mandato per la ricostruzione lo dava la stessa situazione, le macerie in cui ci si trovava. Dunque toccare la Costituzione si poteva e si doveva, ma risistemarla o riscriverla richiedeva un mandato di questo genere. E questo naturalmente poi in quegli anni delle preparazioni, della ricerca, l'Assemblea Costituente, gli studi, gli accordi, eccetera. Ecco, anche perché appunto il diritto è garanzia di libertà e dunque è un momento cruciale della,
dei legami di una società. Allora, qual era questa necessità? Qual era questo motivo per cui bisognava ritoccare la Costituzione? Non c'era qualcosa? Che cos'era? Cosa succedeva qualche anno fa? Cos'era urgente? A me sembrava che fosse urgente il lavoro, la crisi, l'istruzione, che andava veramente sempre più in basso, e tutti i nostri figli sono dovuti partire, i nipoti pure, e dunque non vedevo, e con stupore, ecco, io voglio parlare di tre punti che mi hanno suscitato stupore. Io dicevo, ma perché questi invece di parlare di queste cose vogliono mettere mano alla Costituzione? Allora lascio aperto l'interrogativo, perché qui è già stato dato anche una risposta, o insomma un'ipotesi, e comunque l'idea era di porre al centro l'esecutivo in nome della governabilità contro la dialettica parlamentare e contrapponendosi alla partecipazione. Ecco, ora questo è già un pochino più complesso, non sto a dare spiegazioni, ma penso che sia chiaro, il Parlamento perde potere e anche la partecipazione dal basso, e dunque il mandato. Cioè, si ritorna al primo punto. Poi, secondo punto, è vero che queste leggi col famoso ping pong, come loro dicono, ci mettono tanto tempo, ma la legge Fornero, unico esempio, ma ce ne sono altre, è stata fatta in pochi giorni. E lo stesso per le università, le pensioni. Io vedevo che prendevano accordi rapidissimi, anzi con anche suscitando paura. Quello che invece non viene fatto sono le leggi che non vogliono fare, per esempio, ma abolire la Bossi-Fini in una situazione come quella che appunto dicevo sull'immigrazione, ma questo non era la prima cosa, no. Ecco, oppure contro la tortura, la legge contro la tortura. Ma io sono 70 anni che questo problema è... No, ecco, questo invece è come dire passato in cavalleria. Ultimo elemento di stupore, l'improntitudine con cui questi riformatori, Boschi, Verdini e Renzi, inneggiano alla velocità, alla gioventù e al fare tabula rasa. Ora, io queste cose le conosco, ho detto, ma... Perché Marinetti, è il Marinetti della prima guerra di Libia, è il futurismo dei primi del secolo, cioè, è quel linguaggio lì, ma anche veramente declassato, perché insomma qui veramente sul linguaggio, sulla lingua che usano sia in televisione sia nello stendere queste modifiche, chiamiamole così, alla Costituzione, c'è molto da dire. Perché alle parole corrispondono le cose, quindi se c'è una cosa chiara ci dovrebbe essere un linguaggio chiaro. Queste sono le cose che mi lasciano stupita e per le quali voto no. Grazie, Marinetti, se fosse stato una scuola di studenti. E qui invece al mio fianco un omaggio vivente a un grande artista di libertà, al grandissimo Iannacci da Banda dell'Ortica. Fulvio, che cosa ci vuole? Si deve vincere questa battaglia, cosa bisogna? Ci vuole che ci vuole? Ci vuole, perché siete la Boschi? No, mi sto disboschizzando. Ci vuole orecchio. Siamo lì dentro, con l'ambito.
Se avete un'idea potete dirla insieme a noi. Perché no? No, sì. Lui fa, è dubbioso, capito? Noi dobbiamo cercare di convincerlo stasera. Cioè io fino a ieri volevo votare sì. E ora invece dopo. E ora voto no. Bravo. Perché ci vuole un regno. Bisogna avere pacco, il mezzo, il friso del consegno, ti piace. Non mi arrischio certo di entrare nell'argomento, che potrei aggiungere io alla Carla Sade, per carità, io voglio solo dire due cose. Pronto? Pronto? Solo due cose. Intanto leggo un articolo della nostra Costituzione. I senatori, l'articolo 58. I senatori sono eletti a suffragio universale diretto dagli elettori che hanno superato il 25esimo anno di età. Sono eleggibili i senatori e gli elettori che hanno compiuto il 40esimo anno di età. Una delle domande possibili per il referendum quindi avrebbe dovuto essere: siete d'accordo di eliminare l'articolo 58 della Costituzione, cioè il suffragio universale diretto dei senatori? E ci chiedono di votare sì. Basta un sì e siamo a posto. Io risponderò con quattro righe delle parole di Maurizio Viroli. Dice Viroli: la riforma offende non soltanto il principio solenne che la sovranità appartiene al popolo, articolo 1 della Costituzione, offende anche la dignità
dei cittadini ai quali dice semplicemente così: i padri costituenti pensavano che foste così intelligenti e maturi da potervi scegliere da voi i rappresentanti, e invece non lo siete affatto. Avete bisogno di qualcuno che scelga per voi. Dunque vi togliamo, con il vostro permesso, si capisce, questo inutile fardello che voi non siete in grado di sostenere. Ringraziateci per il tempo e la seccatura che vi permettiamo di risparmiare. Cioè, i senatori ce li scegliamo da noi e tra noi, la politica, attraverso questi pifferai che ci convincono a votare per loro. La politica è fatta di pifferai che portano al baratro. Di recente io ho letto sul giornale un'affermazione di Donald Trump, un grande pifferaio che ha un sacco di roba per poter suonare il suo. Dice così Trump: se mai dovessi correre in politica lo farei come repubblicano. Sono gli elettori più stupidi del paese, credono a ogni cosa che dice la Fox News. Ma ricordate quel trumpiano di Berlusconi? Lui aveva addirittura una teoria esplicita che usava nella sua politica, che è questa. Uno studio dice che il pubblico italiano, il pubblico per lui, il pubblico siamo tutti, il popolo, i cittadini, il pubblico italiano ha l'evoluzione di un ragazzo di seconda media, nemmeno quello seduto nei primi banchi, proprio i più schumer, quelli dietro proprio. Credono cioè a ciò che gli si dice, basta suonare bene il piffero. Perfino il sobrio Monti, vi ricordate, il sobrio Monti dava del pifferaio magico a Berlusconi. Poi Renzi batte tutti e col suo piffero ha ammaliato Berlusconi stesso, ha ammaliato il mondo della ex sinistra e anche la destra con la quale governa da anni. Sul piano comunicativo, e visto l'uso della televisione e dei social, Renzi supera il maestro Berlusconi. Ma si sa come finisce la fiaba, il pifferaio trascina i bambini ingenui, anche quelli del primo banco, da qualche parte. Cosa dice la favola del pifferaio? Il pifferaio uscì in strada ed eseguì una scala col flauto soffiando a tutte gote ed emise dolcissimi suoni. Tosto si videro teste di bimbi guardare giù dalle finestre, volgersi verso il pifferaio. Poi un ragazzino uscì dalla casa e guardò con entusiasmo l'uomo che suonava. A lui si unirono due, tre compagni e tutti guardavano come affascinati il suonatore. E questi non smise di suonare, anzi la sua musica diventò più dolce e persuasiva, e nella mente dei bambini faceva nascere visioni di città fantastiche, balocchi, città dolci, senza scuole, senza adulti che volevano comandare ad ogni ora del giorno, e la schiera ingrossava sempre di più e tutti erano felici e ridevano e tenendosi per mano cantavano seguendo il pifferaio. Ed ecco i genitori rincorrere quella schiera di gioiosi figliuoli che se ne andavano col nomino. Non andate con lui, tornate indietro per carità, gridavano disperati i padri e le madri inseguendoli. Ma essi si stancavano da morire, erano più vecchi e non riuscivano a tenere il passo con i loro figli che camminavano veloci, sognando cose meravigliose. Intanto il suonatore si avvia verso la grande montagna che si trova proprio alle spalle della città. Giunsero così a metà montagna. Al suono del piffero questa si aprì e tutti i bambini entrarono nella fenditura che si richiuse ermeticamente dietro l'ultimo della fila. Dei bambini non ci fu più traccia e nessuno seppe mai ciò che ne fosse stato. Ma noi, la domanda è questa, siamo veramente così ingenui? Cioè il pubblico italiano, come lo chiama Berlusconi, è proprio così ingenuo da farsi prendere per il sedere, come credono loro? Non siamo, come io mi ricordo, un mio vicino di casa negli anni 50, io ero un bambino, eravamo poveri, miserabili proprio. E avevamo una stanza, abitavamo lì senza bagno, senza acqua corrente, c'era solo la lampadina sopra la tavola, la luce, in dialetto romagnolo. E tenevamo spenta la luce
di sera per risparmiare la bolletta. Mia mamma lo faceva passare come un gioco e noi ci divertivamo con la finestra aperta come guardassimo la televisione. Anche il mio vicino di casa, che si chiamava Meiko, poveretto, era anziano, non era mai stato sposato, viveva da solo, teneva sempre la luce spenta anche lui per risparmiare, però era caduto in depressione, soffriva di solitudine. Allora le donne del borghetto si riunirono e disse: veniamo da te alla sera a fare delle chiacchiere, a tenerti compagnia. E lui si tirò su, tutte le sere c'erano queste spose lì attorno che parlavano del paese, eccetera. E i primi giorni lui era contento di avere queste signore vicino, i primi giorni. Dopo 3 o 4 giorni mette su un muso e le donne si raccolgono, dicono: cosa hai fatto, Meiko? Abbiamo detto qualche cosa che ti ha dispiaciuto, ti abbiamo offeso per caso? Lui dice: no, solo che poi c'ho la luz, la ghost, cioè la luce costa, dice, perché lui sa, andavano via tutte le sere a mezzanotte. Allora la signora più furbetta del gruppo, davanti all'ingenuità veramente bambinesca di Meiko, disse: ma Meiko, dillo subito, dillo, perché non ci abbiamo pensato prima? Facciamo così, guarda, domani sera vengo con la mia lampadina, ci cavo la tua e ci metto la mia. No, dice, allora siamo a posto, ma noi siamo veramente a questo punto che ci vogliamo far sostituire la nostra Costituzione con questa qui, per pigliarci un po' per il sedere? Non siamo così ingenui, non siamo. La nostra Costituzione con un'altra dove comanda il capo. No, col capo abbiamo già dato, diciamo così. Noi abbiamo accettato solo un uomo, mi ricordo, un uomo al comando, annunciato con la voce di Mario Ferretti che alla radio gridava: un uomo solo è al comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi. E fu basta. Orecchio? Ma noi facciamo queste barre, vai, rifacciamo. Va bene. Facciamo il ritornello di... Perché ci vuole orecchio, bisogna avere il pacco in mezzo, il viso del transetto. Battaglia, ma è vero che nelle case in campo no, si usa il campo, no, queste case. Bene, avvicinati al microfono. Sì, perché all'ACI interessa la democrazia, la partecipazione, fa parte, diciamo, di quel gruppo di organizzazioni sociali che ha scelto, di fronte a questa scadenza così importante, di schierarsi. E all'inizio c'è stato anche molto contestato, a qualcuno molto più di noi, all'ANPI, ma anche a noi, dicendo che non era cosa che ci doveva riguardare. Noi pensiamo invece che ci riguardi da vicino, come riguarda tutti i cittadini, quindi anche noi, e in particolare pensiamo che il restringimento, appunto, degli spazi di democrazia, la diminuzione del peso che la voce dei cittadini, noi siamo... lo facciamo di mestiere questo, cerchiamo di dare voce, diciamo, no, a chi non ce l'ha, è in qualche modo molto presente. Qui ci sono autorevoli costituzionalisti che l'hanno spiegato e ce l'hanno spiegato bene, oltre al fatto che ci hanno spiegato che oltretutto lo si è fatto in maniera pasticciata e addirittura inattuabile. Ma al di là di questo, a noi interessa il presente, il futuro di questo paese, quindi pensiamo che anche a noi interessa, forse più che a noi, che ci sia sì un problema in questo paese di rappresentanza, di crisi, diciamo, della politica, di crisi della relazione tra i cittadini e le istituzioni. Ci sono tante cose che ce lo dicono, i numeri delle persone che partecipano al voto, forse anche, diciamo, le caratteristiche con le quali questo si esprime, tante cose che da anni però vediamo,
E perché lo dico? Perché in questi giorni serve spiegare che non è che se vince il no arriva il populismo c'è già, e anzi forse in qualche modo una riforma di questo tipo che affida a un uomo solo al comando, diciamo, tanto potere, gli offre maggiore spazio. Questo in sintesi, però diciamo ormai sono tanti giorni che lo ripeto, quindi forse manca qualcosa, ma le motivazioni principali sono queste. A noi interessa che le persone si possano esprimere anche nella simbologia di cose più piccole di quella riforma, gli istituti di democrazia diretta per esempio, ma anche altre cose che riguardano da vicino la partecipazione dal basso dei cittadini sono non modificate, sono rimandate, come molte cose lì dentro ci sono, a qualcosa che deve avvenire, e sono anche nel caso della raccolta delle firme e quindi nel caso di maggiore difficoltà da parte dei cittadini nel potersi organizzare per raccogliere e fare quella cosa che noi abbiamo fatto. Ci sono tante cose indubbiamente che vanno lentamente, non ci sono dubbi, ci sono delle leggi, noi abbiamo raccolto tante firme per l'Italia, sono anch'io, perché i bambini che nascono in Italia e sono figli di stranieri possono avere la cittadinanza italiana. Quella legge però è lì, e quella legge non è una legge che va lenta per colpa della navetta, è una legge che va lenta evidentemente per altri motivi, perché non la vogliono. Perché non la vogliono, esatto. Quindi questi sono in sintesi i motivi per cui noi abbiamo fatto questa scelta, e ci fa piacere insomma che ci abbiate invitato qui a poterlo esprimere. Grazie, un applauso a Giovanni, Lorenza Carla Giarre, Lorenza Spazio, tutta la gabbia. Eroica, un collegamento da casa, una donna che non conosce lo Stato, una turbo costituzionale. Turbo costituzionalista, un po' stanca per la verità, ma insomma spero che si sente. No, si sente adesso. C'ho sempre dei problemi qui. Più vicino? Più basso? Così? Ma si sente, perché oltre a quello lì, come si chiama, quello che mi ostacolava quella sera, ci sono anche i microfoni contro di me. Allora, no, forse perché sono troppo piccola e allora l'altezza non va. Allora, qui dobbiamo parlare poco perché siamo tanti e la sintesi è questa. Il popolo non conta più, il Parlamento, uno delle due non la votiamo, ma il Parlamento in genere cade, perde valore. E già in Assemblea Costituente si diceva, nella relazione di Ruini, si diceva una cosa importante, si diceva dobbiamo nel fare la Costituzione evitare dei rischi, e uno di questi era di dare la prevalenza, di dare il primato al potere esecutivo, perché già l'abbiamo visto che cosa ha fatto il governo che lo aveva avuto. Qui stiamo rovesciando la prospettiva dei costituenti, e appunto lì si disse che il Parlamento è il fulcro. Guarda che è molto importante questo che sto per dire, non è parole mie, sono sempre di Meucci e Ruini nella relazione. Allora, il Parlamento è il fulcro del sistema, non di per sé stesso, ma in quanto è l'organo che esprime direttamente la volontà dei cittadini, cioè quello vicino. Allora, oggi vorrebbero addirittura che il Parlamento non ci esprimesse più. Questo è veramente terribile. Ma perché? E qui vorrei fare un richiamo indietro a quello che diceva Gobetti, rimproverandolo al governo di allora, al governo Mussolini. Cioè, loro non vogliono fare arrivare nelle istituzioni il conflitto sociale. Questo è il punto, non vogliono che arrivi, questo è il punto, e anche oggi è così, perché più voci ci sono, se parlano i cittadini, se parlano e non vengono tacitati da una legge elettorale che non dà spazio alle voci dissidenti,
allora il conflitto sociale arriva e non si può ignorarlo, mentre così si mette un coperchio sopra e si fa finta che tutto vada benissimo. C'è la pace sociale. Poi parlano di populismo, questa è l'ultima cosa che dico perché non voglio prendere troppo tempo, sarebbero montagne le cose. Populismo dice, adesso l'ultimo argomento, quello che va bene tra quelli che vogliono votare sì, è questo. C'è un rischio di populismo se per caso vince no, perché vincono i populismi. Allora volevo dire che il populismo lo abbiamo al governo, perché l'altro giorno, no, vi dico, alla Leopolda, qui a Firenze, nel fare il conto dei 1000 giorni, 100 giorni, quanti sono, del governo, il Presidente del Consiglio ha detto la pancia degli italiani è per il cambiamento. Allora un richiamo alla pancia, a mio avviso, è proprio tipico del populismo. E questo populismo non lo vogliamo! Non lo vogliamo! Adesso il microfono ha fatto la sua, io anche, e mi ritiro. Grazie! È stato forte per non sapere in preda del populismo cosa bisogna avere. Senz'altro, senz'altro. Indispensabile. Un'altra voce importante. Microfono, vediamo se. Sì, mi pare che arriva. Bene. Grazie. Posso? Sì, sì. Ero preoccupato per il microfono. Sì, sì. In questo mondo nel quale domina la menzogna e molti sono i miei connazionali che cadono nell'inganno, che sono ingannati, io da 3 mesi sto girando l'Italia in lungo e in largo. 20 convegni nel mese di settembre, 20 nel mese di ottobre, 30 nel mese di novembre. Credo di fare cosa utile per questi ultimi giorni che ci restano fino al 3 dicembre, mettere in evidenza che l'argomento che è più accolto da chi vuole il sì è che il sì serve per il cambiamento. Mi ricollego qui a quello che ha detto Lorenza Carlassare. Questo è molto radicato anche a livelli intellettuali molto alti. Dobbiamo cambiare. Dobbiamo rispondere che in realtà l'Italia dal 12 febbraio 1981, quando Andreatta scrisse a Ciampi che il tesoro non si sarebbe più avvalso dell'obbligo della Banca d'Italia di comprare i buoni del tesoro rimasti invenduti, da quel momento il pensiero neoliberista sotterraneo e che si nasconde ma che agisce con attendismo sempre cogliendo il momento opportuno, da quel momento il pensiero neoliberista ha cominciato la sua attuazione, che è continuata ininterrottamente fino ad oggi. E il pensiero neoliberista è quello che è contro la Costituzione. Quindi questa è la data che io pongo, dal 12 febbraio 1981 la Costituzione non è osservata e il nostro debito pubblico cresce, perché noi non ci rivolgiamo più alla Banca d'Italia, oggi la BCE i soldi li dà alle banche, ma ci rivolgiamo al mercato, il quale ci ha addossato, ci ha messo sulle spalle 2 miliardi e 370 milioni di debito, che la Merkel dice dipende dai nostri sprechi, e dobbiamo fare come la brava casalinga sveva. Questo è falso. Noi ci troviamo in una situazione di grande disagio economico, sociale,
e soprattutto penso ai molti disoccupati che sono nel nostro, e soprattutto ai giovani disoccupati, perché ci siamo allontanati dalla Costituzione, non perché abbiamo applicato la Costituzione finora. E ora all'accentramento della ricchezza provocato dal sistema neoliberista che finanzia le banche e le multinazionali, si aggiunge l'accentramento dei poteri, perché fa comodo alla JP Morgan e le altre forze finanziarie trattare con un solo interlocutore. Lo abbiamo visto e lo abbiamo anche constatato con le leggi che stanno approvando nell'Unione Europea per quanto riguarda il trattato transatlantico e per quanto riguarda il CETA. Credo che oramai la finanza è venuta allo scoperto e che oggi con la modifica della Costituzione si voglia togliere l'ultimo ostacolo, cioè i diritti dei lavoratori, i diritti dei cittadini, per farli diventare miserabili come lo sono in Cina e per far comandare pochi. Grazie. Trattare, scusate se chiedo questo supplemento, però la Corte Costituzionale come una sorta di banda illegale che si permette di bocciare leggi meravigliose. È un senso di grande dolore, perché io sono stato alla Corte Costituzionale e una delle cose più belle che sono stato quando era presidente Zagrebeschi alla Corte Costituzionale. E so per esperienza mia quanto si lavora alla Corte Costituzionale e quanto è importante la funzione della Corte Costituzionale. Vedere che oggi la menzogna arrivi fino a questo punto come italiano, e vi dico che più volte, stando alla Corte Costituzionale, mi è capitato di mettere gli occhi sull'articolo 52 della Costituzione, nel quale c'è scritto difendere la patria è dovere sacro del cittadino, è l'unica volta in cui si usa la parola sacro. Io vedo un'offesa terribile alla sovranità di tutti i cittadini, cui si aggiunge anche la svendita del territorio, cioè ci vogliono far diventare come gli ebrei sotto la schiavitù di Babilonia, e con la menzogna e con l'inganno. Non ci siamo, votiamo no! Adesso sì. Sono in mano a Renzi. Il fonico Renzi ha manomesso. Dicevo, facciamo uno stacco, facciamo un pezzo, facciamo uno stacchettino. No, perché siccome adesso ora noi siamo qui, siamo piccini, insomma siamo tanti nel senso piccolo come è stato, ma bisogna stare attenti perché adesso ci vuole uno che ci arriva uno che mette il muro nel Messico, no? Solo un pezzettino di Messico. Sicché dove si va? No, ma tutta la Messico e nuvole basta, sono ritornato. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, in mezzo suona la fantonica, che voglia di piangere. In mezzo è fatto lo stacchetto. Hai ragione. Che voglia di vincere il no. Ah, che voglia di vincere il no. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento suona la sua armonica e voglia di vincere il no. Bello il video. Siamo bravi. Bravissimo. Da Fiorentino vorrei aggiungere a tutti gli argomenti detti perché il nostro del 4 è un voto di cambiamento. Penso che sia l'unico voto di cambiamento, certamente per l'Europa e per l'Italia, ma poi voglio aggiungere una postilla. Massimo Torelli, mi chiamo, per Firenze. No, ma il microfono era basso per la Cazzarle, ora si alza per Torelli, perché noi siamo a Cozzaglia. Allora, io questo qua lo devo dire che vediamo di dirlo sempre col sorriso in faccia. Sono andato a sentire il professor Smuraglia chiudere il comizio dell'AMPI. Abbiamo troppa paura, ci diciamo ma si vince se vince il no, se vince il sì. Il professor Smuraglia diceva, e l'ho preso appunto,
Facciamo come i venditori d'aspirapolvere. Quando si va nelle case siamo convinti di vendere perché abbiamo il prodotto migliore. Abbiamo la Costituzione. In questi ultimi giorni non c'è il dubbio di perdere o vincere. Noi stiamo vincendo. Se no non lo trasmettiamo neanche a quegli altri. Questa era la prima cosa che volevo dire, perché se vince il no e se vince il sì. Dobbiamo dire che vinciamo, perché così convinciamo gli incerti. Se domandiamo agli incerti e trasmettiamo i nostri dubbi, facciamo un passo indietro. Ripiglio da dove volevo partire. È un voto per cambiare l'Italia e l'Europa, perché basta vedere qual è il gruppo di interessi che sostiene di continuo questa riforma. È il gruppo di interessi della grande finanza, dei grandi poteri, quelli che sono interessati a trasformare l'Italia in un terreno di caccia per i loro interessi. Da quale parte stanno lo vediamo ogni giorno. Vedo banche, dichiarazioni, fallimento, spread, si esce dall'Europa, crolla tutto in Toscana, crolla in Monte dei Paschi. Allora, questo è un voto per cambiare, per mettere all'angolo questo gruppo di potere. E quindi vuol dire non è solo un voto locale che riguarda il locale nel senso italiano, che riguarda Renzi, è un voto decisivo per cambiare segno all'Europa. Questa è la prima cosa che volevo dire. La seconda cosa, e non lasciamolo dire soltanto a Lampi, questi non sopportano che ci sia una Costituzione nata dalla Resistenza, e non possiamo lasciare solo a Lampi dire questa grande verità. Non lo sopportano. La terza cosa, stanno facendo lo stesso gioco che hanno fatto quando sono fallite le grandi gruppi finanziari e le banche nel 2008. Sono fallite per banchieri fraudolenti e la colpa poi è finita di passaggio in passaggio sui popoli spendaccioni che vivevano al di sopra delle loro possibilità. È lo stesso meccanismo. E nel piccolo è lo stesso meccanismo che fanno sulle banche, come modello Banca Etruria, che la colpa è di quel ignaro e sprovveduto risparmiatore che si è affidato alla propria banca e ha perso tutto. Ora qui abbiamo una classe dirigente incapace e d'accordo con grandi gruppi di potere che dice che la colpa è della Costituzione. Su questo, nello stile e nella forma, è scandaloso, c'è da incazzarsi. Non è accettabile questo ribaltamento della responsabilità. Queste cose qua dobbiamo dirle con la faccia di quelli che sanno che il 4 abbiamo vinto, perché dobbiamo convincere gli ultimi, ma sapendo di essere convinti noi che si va a vincere, perché se i primi produttori di dubbio siamo noi, non può andare avanti. Se vince no, faremo una cosa semplice, ci lotteremo per applicare la Costituzione e non tenerla soltanto come protezione e orizzonte di difesa. Mi sembra che sia già un grande programma e spero che dal 5 non ci rimettiamo a discutere nuove riforme sotto riforme. C'è un bellissimo aspirapolvere, recita il professore. Che bellissimo, applichiamolo tutto. L'ultima cosa da fiorentino. Va cambiata la Firenze. La vittoria di Renzi anni fa è stato quasi una cosa strana, poi una cosa di imbarazzo, poi una cosa di cui vergognarsi. Ora è un danno non solo per la città, ma è un danno per il paese. Quindi io chiedo ai fiorentini di metterci un di più, perché di vedere un sindaco che fa il ruolo di capezzone rispetto a Berlusconi, che va in giro e che non fa il sindaco e che continua a usare l'amministrazione a servizio di Renzi, è una vergogna che va chiusa. Ma questo è un problema della città. Allora facciamo Messi che numero? La facciamo tutta? No? Ah, ok. Allora lo stacchettino. Messi che numero? La faccio. Potete ballare anche i Calypso? No, come? Voglia di piangere. No, fine. Messi che numero? La faccio.
Va bene, allora molto rapidamente, io volevo proporvi un confronto tra il periodo che stiamo vivendo e quello in cui venne scritta la Costituzione nel 1946. Le parole di Meuccio Ruini che accompagnano il testo della Costituzione del 1946. Vi è un punto che non si deve mai perdere di vista in nessun momento, in nessun articolo della Costituzione: il pericolo di aprire l'adito a regimi autoritari e antidemocratici. Le parole precise, mai, in nessun momento, in nessun articolo, nessun adito. Dice la relazione di accompagnamento al disegno di legge Renzi-Boschi: il progetto di revisione costituzionale delineato nel presente disegno di legge prende le mosse da una duplice esigenza: da una parte rafforzare l'efficienza dei processi decisionali e di attuazione delle politiche pubbliche, al fine di favorire la stabilità dell'azione di governo e quella rapidità e incisività delle decisioni che costituiscono la premessa indispensabile per agire con successo nel contesto della competizione globale. L'abisso che c'è tra queste parole, efficienza dei processi decisionali, stabilità dell'azione di governo, rapidità e incisività delle decisioni. Due modi completamente opposti di intendere la Costituzione. La Costituzione come limite al potere, perché il potere deve rispettare i diritti dei cittadini e la Costituzione è lo scudo dietro cui noi cittadini possiamo difendere i nostri diritti. E di là invece l'idea della Costituzione odierna come impiccio, come imbroglio che va tolta di mezzo. Allora, molto rapidamente chiudo con le parole che un altro costituente legge, pronuncia in assemblea costituente, dicendo che la Costituzione è fatta per le minoranze e non per le maggioranze, per tutelare i pochi e non i molti. I molti non hanno bisogno di Costituzione, hanno la forza. Noi oggi ci battiamo contro quelli che hanno la forza, ma saremo noi molti, perché il 4 dicembre vince il no. Grazie. Oh, si fa tutta. No, perché questi stacchettini è un po' come tu esci una, no? E poi ti fa, vai, dammi un bacio, non fermati. Ora basta, quattro per... Fai balletto? Vogliamo ringraziare il nostro coreografo. Ora, la coreografia è sempre uguale, eh? Quando è bella. Ora il balletto dura 27 minuti, noi lo accorciamo un po' perché c'è tanti che devono parlare, no? Allora facciamo versione slim. Sì, capo. Va bene. Lei è bella, lo so, è passato del tempo ed io ce l'ho nel sangue ancora. Faccia triste dell'America, divento
fisarmonica che voglia di piangere. Oh! Voi a scendere, ecco, siamo un po' attratti da tutto, chiamo Falchi, Pace, Pertici, Carelli, Stefano Grassi. Quando arrivano a posto, meno male. Silvia, prendi in mano tu la situazione, le sai le parole di Messicanduvole, canta di Romello. Ma io sono meglio sugli annacci, vado meglio sugli annacci, però sono stonata che veramente per la causa del non... Vai. Sì. A parlare, non a cantare. Ah, no, no, no. È una battuta, dai, stiamo riscaldando l'atmosfera. Grazie a tutti di essere qui, la visione di questo teatro ci fa ben sperare. Io vi porto i saluti di Marco Travaglio che purtroppo non è potuto essere qui, ma è qui in spirito, sta girando l'Italia con il suo spettacolo, perché no? Detto questo, chi legge il fatto sa che dall'inizio la nostra linea politica è stata la Costituzione, lo ha scritto Antonio Padellaro nel suo primo editoriale, Luca se lo ricorda bene perché c'era anche lui quel 23 settembre del 2009. E noi abbiamo provato a essere coerenti. Siamo stati molto criticati in questo periodo perché la nostra battaglia per il no, devo dire in assoluta solitudine, solo con il manifesto direi, insomma, noi ci siamo schierati apertamente. Io credo che questo sia un fatto di onestà. Noi abbiamo seguito tutti i lavori che hanno portato tutto l'iter della riforma che l'hanno portata fin qui e fino al referendum, ci siamo convinti da subito che fosse abbastanza una porcheria, l'abbiamo detto, certo poi il fatto che tutti questi costituzionalisti che noi abbiamo intervistato, che stimiamo e che amano tanto la Costituzione ci ha un po' influenzati, però io credo che anche questo lavoro tutti i giorni, che per qualcuno è stato un po' ossessivo, abbia aiutato la causa del no. Vedremo il 5 dicembre, ma io credo che... Prima la professoressa Carla Stare ha parlato di populismo. Io sono un po' stufa di sentirne parlare, vorrei sentir parlare più di popolo, perché è al popolo che appartiene la sovranità, lo dice la Costituzione, e io credo che questo popolo vincerà. Bene, grazie Silvia. Il libro che avete scritto insieme è una guida importantissima, un prontuario per le... Allora, chi vuole cominciare? Vai, prego, il microfono, parla. Costituzionalisti, ormai è stato un termine quasi dispregiativo. Nella nuova Repubblica, se vince, sì, sarete a spalare in miniera. Sì. Sì. Professor Alessandro Pace. Presidente del Comitato per il No. No, non volevo dire Pace, non parliamo più, è la prima presentazione che è Pace. Bella battuta. Allora, non affronterò nel merito i difetti della riforma, perché già parecchi di noi ne hanno parlato e altri ne parleranno. Ma qualcosa di più grave dei difetti della riforma. Da tempo, infatti, vado predicando che se dovesse vincere il sì, ci sarebbe una vera e propria eversione costituzionale. Bravo! Un'eversione costituzionale che di fatto modificherebbe i principi fondanti della nostra Costituzione. Non solo perché la riforma Boschi eliminerebbe l'elettività del Senato, inciderebbe sulla forma di governo
prevedendo un premierato assoluto, eliminando i contropoteri, rendendo il Senato un giocattolino, diciamo, ma anche incidendo sulla forma di Stato, il rapporto Stato-Regioni. Le regioni vedrebbero ridotte al lumicino le loro competenze. Ma ecco, non solo questo. Questo è, diciamo così, il contorno. Il cuore qual è? Il cuore è che questa riforma, non revisione, perché le revisioni dovrebbero essere puntuali e omogenee, questa riforma che coinvolge 45 articoli è stata portata avanti contro la sentenza della Corte Costituzionale numero 1 del 2014. Questa è la cosa che vado ripetendo e che dovreste sempre ripetere, perché di fronte a questo argomento, ho avuto tanti contraddittori, i sostenitori del sì non hanno argomenti, biascicano, dicono cose assolutamente stupide. La Corte Costituzionale aveva dichiarato il Porcellum incostituzionale perché non aveva ritenuto rappresentativo della volontà popolare, perché il PD aveva 127 seggi in più, il PDL 51 in meno, il Movimento 5 Stelle 58 in meno. Quindi era un Parlamento che non poteva iniziare una riforma costituzionale, non poteva iniziare, e la riprova è stata nel lavoro parlamentare, perché la riforma è stata portata avanti dal governo schiacciando le minoranze, escludendo due parlamentari dalla Commissione Affari Costituzionali, applicando l'elemento super canguro, vale a dire che con un solo emendamento se ne toglievano 5 emendamenti della controriforma. Questo è inimmaginabile per una revisione costituzionale. Allora, voi vi rendete conto che se dovesse passare questa riforma costituzionale, noi non avremmo più la nostra Costituzione. Quei 40 articoli che già sono non soltanto quelli, ma fanno capire che cosa è il resto. Pensate, loro dicono non abbiamo modificato la prima parte, ma come? Hanno modificato l'articolo 1 della Costituzione. Noi non voteremmo più il Senato. Quindi, amici miei, questa è una cosa che dovete andare ripetendo. Questa revisione, questa riforma è incostituzionale, va contro i principi della Costituzione, non deve passare, perché non, se voi, noi giuristi vediamo, i pericoli verranno ancora dopo. Perché l'uomo solo al comando è già di per sé un pericolo da evitare. Se poi capite che i contropoteri non ci saranno, basta così. Grazie. Cosa ci vuole il sindaco di La piaciuta è bella. Dopo se ne fa un'altra. Ora ci si pensa, sapendo prima si preparavano. Bene, siamo improvvisati. Allora quest'uomo al mio fianco non è un uomo, ma è una leggenda ed è uno dei più grandi. In casa.
in quel momento in un territorio difficile, arriverà una sorpresa dalla Toscana. Ci contiamo tutti. Ad ascoltare la propaganda del sì, verrebbe da domandarsi perché un sindaco o comunque un sostenitore delle autonomie locali dovrebbe essere contrario a questa riforma. Ci dicono che basta un sì e tutte le grandi e gravi differenze, pensiamo all'accesso al diritto alla salute nel nostro paese, si cancellano. In realtà basta leggerla, altro che basta un sì, basta leggere il testo della riforma per capire che nel titolo quinto le modifiche vanno ad incidere sulla funzione stessa delle regioni. Si svilisce il ruolo delle regioni e si mette i comuni e le autonomie locali, gli enti locali ancora più soli di fronte allo Stato. Il disegno del resto è quello di De Luca, no? Ci veniva detto prima, si veniva ricordato prima quel bel dialogo con il sindaco Campano. Devi fare una bella clientela. L'importante è che porti voti, poi vedi quanti soldi e quante risorse arrivano sul territorio. Si vuole istituzionalizzare questo modello di rapporto tra gli enti locali e lo Stato. Tu porti qualcosa al governo, porti qualcosa alla maggioranza parlamentare e poi arrivano i soldi. Ma se uniamo i puntini di questa riforma, lo svilimento del ruolo delle regioni, il rendere più difficile le leggi di iniziativa popolare, l'alzare il numero di firme necessarie per presentare un referendum, quale disegno viene fuori? Quello di voler allontanare ancora di più i cittadini dalle istituzioni. La politica, l'interesse nella cosa pubblica non deve essere cosa che interessa ai cittadini, deve stare a Roma, non deve stare tra la gente. Io credo invece che la crisi sociale e civile che vive il nostro paese avrebbe bisogno di altre misure, di avvicinare di più le istituzioni ai cittadini, di far ancora più partecipi i cittadini e le forze sociali, le forze associative del nostro paese nella vita politica per superare il momento di crisi anche civile e sociale che stiamo vivendo. Io non so nell'ultima settimana quali grandi fuochi d'artificio e quali grandi propagande tireranno fuori. Noi però abbiamo un dovere e un compito ben preciso: non mollare. Non mollare con il sorriso che ci viene dalla convinzione di fare una battaglia importante per la democrazia e per le istituzioni del nostro paese, continuare a convincere, a lavorare, a far capire che ci giochiamo con questo referendum e con il no una parte importante del futuro del nostro paese. Per cui votiamo e facciamo votare no. Con questo stacchetto ringraziamo e per quello che ha fatto e salutiamo ovunque sia, perché non è purtroppo più tra noi, Dario Fo, che insieme a Iannacci ha fatto questa canzone. E sempre allegri bisogna stare, il nostro piacere fa male a re, fa male a Renzi, a Cardina, diventa tristi se votiamo no. Dialoghi a casa degli eri in questo periodo? Ma no, tutto bene. In famiglia si discute amichevolmente, sempre, e correttamente, sempre. Tutto benissimo. Niente, faticosa esperienza, ma bella, perché tra l'altro ci rassicura su una cosa, qui il pluralismo non è scomparso, girando i paesi, girando i centri culturali, girando i tanti posti che compongono questo nostro ricchissimo paese, scopri tanta passione, tanta gente che vuole informarsi, tanta gente determinata, soprattutto tanta gente curiosa, insomma, e poi motivata quando capisci. Ora, mille cose, non stiamo a ripetere tutto insieme. Io vorrei concentrarmi fondamentalmente su quella parte della riforma che distrugge le autonomie regionali. Io mi permetto un termine pesante, ma assolutamente esatto sulla base dell'esperienza. Le nostre regioni sono state create nel 1948, no, sulla base di tante discussioni e anche di tante divaricazioni, ma che poi si sono saldate in quella famosa maggioranza dei quasi il 90% dell'Assemblea Costituente. Su questa grande scelta,
creare tra lo Stato e gli enti locali le regioni come snodo politico forte, grande, potente. Gli sono state date una ventina di materie legislative, poi queste materie faticosissimamente sono state riempite, in parte sì, in parte no, con enormi ritardi. Nel 2001 poi si è fatta la riforma che ha allungato quell'elenco anche in qualche settore in modo un pochino irresponsabile, in modo anche molto discutibile. Lo so io e lo sanno gli amici che sono stati alla Corte insieme a me, la fatica terribile che abbiamo fatto, come dire, per tamponare gli errori del 2001, prova vera che le riforme possono fare male insieme al bene. Quindi le riforme vanno lette laicamente per quello che contengono. Ecco, adesso, sulla base di un falso giuridico, cioè che il modo di ripartire i poteri tra Stato e Regioni fosse all'origine della conflittualità, e non era vero, perché erano altri motivi ben noti a tutti i giuristi, a tutti i giudici costituzionali, ebbene, insieme all'acqua si butta via il bambino. Cioè, non si butta via il metodo di riparto del potere tra Stato e Regioni nelle materie, si buttano via le materie. Adesso, se voi leggeste la Costituzione così come è stata riscritta, non c'è più l'articolo, nell'articolo 117, quello che era la maledizione dei poveri studenti che si trovavano davanti a questo elenco di 20 materie, non c'è più, quindi favore agli studenti certamente, scomparsa letterale di ciò che dovrebbero essere le regioni, cioè enti che non fanno solo amministrazione subordinata alla volontà del Parlamento nazionale, ma che fanno dentro a certi limiti, relativamente limitati, ma entro certi limiti, in certe materie, la materia è sua propria. Io faccio sempre due esempi per capire, per far capire, possibilmente, alle persone che anche non hanno fatto diritto. Insomma, due sentenze della Corte che negli ultimi anni, non particolarmente importanti o ardue, che hanno risolto il problema sulla base della famosa potestà ripartita o concorrente, che adesso viene fatta fuori. Un certo giorno il Parlamento ha deciso di fare il condono edilizio in tutta Italia. Condono edilizio vuol dire una decisione per cui le irregolarità edilizie e urbanistiche si annullano, basta autodenunziarsi, pagare tre soldi e tutto viene regolarizzato, dando uno schiaffo terrificante naturalmente agli assessori e ai sindaci che hanno costruito le regole urbanistiche, edilizie, eccetera. Ebbene, la Corte, con fatica, come sempre in tutte le sentenze, è riuscita a dichiarare l'illegittimità costituzionale del condono edilizio. Perché? Perché sono le regioni che hanno la potestà legislativa in materia urbanistica, salvo i principi, ma un condono non è un principio. Ecco, adesso invece è possibile, cioè con questa Costituzione sarà possibile che la Camera dei Deputati, perché poi è la Camera, non il Senato, che dovrebbe tutelare le regioni ma che non viene tagliato fuori, la Camera dei Deputati potrà decidere liberamente tutti i condoni edilizi che vuole. Ma è pensabile che questo sia compatibile con quello che fanno i sindaci, con quello che fanno gli assessori, con quello che fanno i presidenti delle regioni? Ecco, semmai incisivamente, un piccolo inciso, ma i sindaci e i presidenti delle regioni, ma se si svegliassero, se leggessero o si facessero leggere la nuova Costituzione, una classe politica suicida, ma che cerca di uccidere degli istituti di democrazia di questo paese. Altro esempio, una serie di leggi dello Stato, i quali permettevano di prevedere non tanto di finanziare gli asili nido, ma dove e come dovessero essere costruiti, che tipologia sui vari territori. E la Corte, insomma, anche con qualche perplessità, perché c'erano complicazioni sul piano finanziario, dice no, non potete farlo, perché le regioni hanno competenze in materia di assistenza sociale, di scolarità elementare e così via. E adesso no. Adesso gli asili nido li deciderà qualche ministero romano, qualche circolare romana. È pensabile tutto ciò? È compatibile col concetto di autogoverno delle popolazioni? Ecco, scusate gli esempi banali, magari scolastici, troppo seriosi, ma insomma, questa è la riforma costituzionale. E quindi questo è un piccolissimo esempio della riforma costituzionale. E quindi attenzione, qui è in gioco non solo la riduzione della democrazia, non solo la scomparsa di un organo elettivo, ma anche la scomparsa del sistema delle autonomie che noi conosciamo, perché vuol dire regioni, vuol dire enti locali. Attenzione, se noi togliamo
la potestà della regione, noi togliamo la tutela, anche difficile, e i rapporti anche difficili tra regione e ente locale, ma togliamo questo. Ecco, attenzione, bisogna invitare la gente a essere estremamente responsabili. E magari chiamiamo tutti un pochino, tiriamo tutti un po' per la giacchetta i nostri sindaci da tutt'altre vicende interessati. Grazie. Sì, sì, prova. Eccoci qua. Allora, in questa campagna si sono mischiate storie, organizzazioni, identità diverse. Ho visto Rolando Tarti in mezzo a 400 metalmeccanici a Pisa. È stata una cosa emozionante, e tra l'altro Landini diceva, ma mi ricordo l'ultima volta che siamo venuti qui, erano 200, si vede che 200 erano spettacoli. Li ha portati tutti Landini, sono sicuro. Non parlerò del contenuto della riforma, in queste settimane io ho perso anche la voce per cercare di spiegarlo e di farlo capire. Dico invece che sono contento, sono felice di essere qui, di far parte di questa accozzaglia. Chi ha usato questo termine? Un'accozzaglia fatta di tanta bella gente, lasciatemelo dire, che sa soprattutto di cosa stiamo parlando. Ecco, chi ha usato questo termine non sa cos'è una Costituzione, ne parla senza averne il concetto in testa. La Costituzione è inclusiva, la Costituzione è di tutti, rifiuta l'idea che una sola parte ne disponga e possa modificarla per i propri interessi politici contingenti. Questo è quello che è avvenuto in questo frangente ed è una storia purtroppo che si ripete troppo frequentemente e troppo spesso. È un vizio ricorrente quello di scaricare sulla Costituzione le responsabilità, le colpe che stanno altrove, stanno sulla classe politica che è incapace di affrontare e di risolvere i problemi del paese in modo serio. La Costituzione è diventata un alibi proprio per dirottare l'interesse dei cittadini e indirizzarla altrove. Mi torna alla memoria il mio maestro Alessandro Pizzorusso, che ci ha lasciato lo scorso anno, e mi chiedo cosa avrebbe fatto, come si sarebbe impegnato in questi mesi, in queste settimane. Alessandro Pizzorusso 15 anni fa scrisse un libro e si parlava allora soltanto dei tentativi di cambiare la Costituzione italiana, che intitolò La Costituzione ferita. Oggi che cos'è? Come potremmo intitolare un libro analogo? Forse La Costituzione aggredita? La Costituzione aggredita con 47 coltellate, tanti quanto sono gli articoli che questa legge di revisione costituzionale intende cambiare? Vedete, non è vero che è stato già detto prima di me, prima del mio intervento e molto più autorevolmente, non è vero che si modifica solo la parte seconda della Costituzione. Si formalizza una nuova idea di istituzioni di governo, si abbandona il pluralismo istituzionale e si riducono gli spazi di democrazia. Il sistema elettorale fortemente maggioritario, l'aspirazione ad avere un monocameralismo almeno tendenziale, l'emarginazione dei poteri locali dà vita a una miscela autocratica che ora non sto qui a richiamare i documenti di alcune banche d'affari americane, crea un sistema che altri già prima di me hanno definito post-democrazia, cioè l'idea che ci sia una sola persona che detiene tutti i poteri, perché questa persona, questa sola persona, è l'interlocutore utile alle élite economiche, perché in questo modo si semplifica e c'è soltanto da interloquire con una persona che rappresenta tutti, anche questo, quando questo poi di fatto non avviene. Chiudo dicendo che questa riforma è una riforma che apparentemente modifica solo delle parti della Costituzione, la modifica tutto, la modifica per intero. Alessandro Pace ci ricordava la violazione dell'articolo 1, nelle parole di Ugo De Siervo c'è la violazione dell'articolo 5,
cioè quel principio fondamentale che ci dice che la Repubblica non solo riconosce ma promuove le autonomie locali. Si abbandona questa strada verso un neocentralismo di vecchia memoria. Grazie. Grazie, ce lo fate un altro stacco? E chiamo Stefano Grazzi. Quanta strada degli sardali, quanta ne avrà fatta Bartali, quel naso triste come una salita, quegli occhi allegro da italiano e gira, e gli anziani che si incazzano, le palle ancora li girano. E tu mi fai, dobbiamo andare a Cile, io vado a votare e voto. Allora, Stefano Grazzi, costituzionista dell'Università di Firenze, voglio fare una domanda proprio quelle terrificanti. Siccome ci hanno spiegato che se vince il no arrivano i farmaci anticancro che escono dall'acqua corrente, vengono curati i diabetici, migliorano i conti delle pensioni, aumenta Padoan un punto di PIL, ma vorrei capire se c'è qualcuno che può spiegare come si fa in una regione che elegge solo due senatori ad avere alternanza di genere, rispetto della volontà degli elettori e anche, almeno stando a quello che ci dicono, contemporaneamente bisognerebbe distribuire i seggi in modo proporzionale. Sì, rispondo dopo a questa domanda, ma perché vorrei ribadire un concetto che è già stato... La Boschi avrebbe risposto subito. E la risposta è basta un sì. Non basta un semplice no, bisogna dire qualcosa di più sulla Costituzione, come è già stato detto. Nel documento dei 56 costituzionalisti che abbiamo tutti firmato, quelli che sono qui, la Costituzione non è una legge qualsiasi che persegue obiettivi politici contingenti, legittimamente voluti dalla maggioranza del momento, ma esprime le basi comuni della convivenza civile e politica. È indubbiamente un prodotto politico, ma non della politica contingente, basata sullo scontro senza quartiere tra maggioranza e opposizione del momento. E questo è il concetto di Costituzione che, dicendo no, dobbiamo difendere. Siamo qui praticamente tutti gli allievi di Paolo Barile e anche poi di Pizzo Russo che su questo concetto di Costituzione, su questa tutela della Costituzione ci ha dato degli insegnamenti fondamentali. Soprattutto Paolo Barile è stato uno dei primi che ha detto che la Costituzione che esprime questi valori politici è una norma giuridica. Ed è una norma giuridica che deve essere valutata in modo da interpretarla in modo netto, chiaro, senza scelte piene di ombre. A me fa un po' specie che ci siano tanti costituzionalisti che dicono questa Costituzione ha luce ed ombre. No, questa Costituzione basta che abbia un'ombra perché non vada bene. Bisogna avere chiarezza nella Costituzione e non c'è chiarezza nemmeno nel quesito. Quando Valerio Nida ha posto la questione, certamente tutti siamo contenti che si va a votare il 4 perché non ne possiamo più di avere una cosa che duri così tanto, però ha posto un punto centrale. Non si può accettare, non sono ammesse costituzioni che siano costituzioni palingenetiche, che siano costituzioni organiche, che modifichino più punti della Costituzione, perché il quesito referendario diventa un quesito ambiguo, oltre al modo con cui è stato posto il quesito, che è veramente vergognoso per il modo tecnico con cui è stato posto, perché nemmeno in Svizzera fanno sempre ogni modifica della Costituzione per i singoli articoli, mai per più articoli contemporaneamente. Oltre a questo elemento c'è il fatto che praticamente si accetta l'idea di poter modificare radicalmente la Costituzione, ed è questo quello che non può essere altro che Costituzione ferita. Giustamente Pertici, che adesso parlerà, ha intitolato il suo libro Costituzione spezzata. E le ombre che ci sono in questa riforma, l'ombra più grande, quella più rilevante, è il fatto che questa Costituzione, questa proposta della maggioranza, che a tutti i costi, e sono costi notevoli che abbiamo sostenuto e che stiamo sostenendo, ha diviso il Paese. E sta dividendo il Paese, ci sarà un problema poi di rimarginare fra il sì e il no quello che è successo in questi mesi, in questi 2 anni e 4 giorni in cui si è fatta questa riforma. Sono 2 anni e 4 giorni persi malamente in danno della Costituzione. E la Costituzione
Costituzione, come diceva bene qualche collega prima, è una Costituzione che unisce. La Costituzione o unisce o è qualcosa che non può essere accettato quando divide. E deve essere coerente. E la coerenza non... Tranquillizzo Terese, non risponda anche. La coerenza non c'è, perché io voglio ottenere di ridurre il Senato a Senato delle Regioni. Sì, benissimo, il Senato delle Regioni è fondamentale, avere un Senato che costituisca il raccordo fra il centro e la periferia, dove si decide chi fa che cosa rispetto all'attuazione dei diritti e dei diritti sociali, è fondamentale. Ma il risultato è che noi siamo un Senato che viene introdotto in questo modo, che è un Senato che è un bizzarro, che è sbagliato, che è fatto in modo che non rappresenta i territori, che non interviene sulle materie che riguardano le regioni, ma che interviene soltanto sulla revisione costituzionale, su altri elementi, e interviene in modo debolissimo sul rapporto tra Stato e Regioni. Non solo, ma anche dal punto di vista della struttura, e qui rispondo alla domanda, dal punto di vista della struttura è un Senato che non siamo in grado di vedere come sarà formato. La legge elettorale sul Senato verrà approvata dal nuovo Senato quando si avrà nuove elezioni, quindi dalla prossima legislatura. E quindi intanto ci teniamo il Senato attuale fino alla prossima legislatura di sicuro. Seconda cosa, il Senato che viene introdotto è un Senato che dovrà essere eletto dai consigli regionali, non si sa poi l'elezione diretta o indiretta, lasciamo perdere che anche questo sarà un problema. Ma il tipo di elezione proporzionale rispetto a regioni che hanno solo due rappresentanti e che eleggono un sindaco e un consigliere regionale, come fanno a rispettare il principio proporzionale nell'affermazione di questo? Come fanno a rispettare la parità di genere? Un sindaco donna e un consigliere uomo, ma dal punto di vista proprio tecnico è un errore grave, ma c'è un errore ancora più grave. Il primo Senato dovrà essere eletto per la norma transitoria solo dai consigli regionali, quelli attuali. Bene, le cinque regioni a statuto speciale, altra contraddizione enorme, che restano diciamo con il loro statuto speciale che non si può modificare, questa è una norma transitoria praticamente, solo con l'intesa delle regioni si potranno, quindi si abbatte il sistema delle autonomie e contemporaneamente si lasciano i privilegi delle regioni speciali, non si coglie l'occasione per risistemare questo. Ma in tutti e cinque gli statuti delle regioni a statuto speciale c'è scritto che i consiglieri regionali non possono essere membri del Parlamento. Quindi come faranno a eleggere i loro rappresentanti in questo Senato in base alla norma transitoria? Si porrà un problema di rapporto fra le fonti, si discuterà a lungo, si discuterà davanti alla Corte Costituzionale. Se posso avere un altro minuto, io vorrei dire che la Corte Costituzionale su questi temi, come diceva giustamente il Presidente De Siervo, ha detto sempre delle parole molto sagge e ha già sistemato in qualche modo il rapporto Stato-Regioni in modo razionale, ed è sufficiente che si rispettino questi principi di razionalità perché si possa andare avanti nel rapporto con Stato-Regioni. La sentenza di ieri, di due giorni fa, sul decreto Madia, è una sentenza che non fa altro che ribadire un concetto pacifico che è fondamentale nei rapporti fra Stato e Regioni: la leale collaborazione. Il rapporto fra Stato e Regioni è un rapporto che deve essere ispirato al principio di leale collaborazione, perché sia lo Stato centrale sia le Regioni debbono attuare i diritti e i principi della Costituzione, i diritti sociali in particolare. E questo non lo può fare lo Stato da solo dal centro, lo deve fare con il corpo sociale, con l'autogoverno delle autonomie, e quindi da questo punto di vista l'affermazione della Corte Costituzionale, che fra l'altro riguarda materie che sono tutte anche nella riforma rimaste alle regioni, quindi non è che dice si fa la riforma a questo punto la Corte non potrà più dire nulla. Da questo punto di vista questo tipo di sentenza non fa altro che affermare un principio che è un principio fondamentale. E giustamente ricordava l'amico Tarchi, noi non è vero che questa riforma non tocca la prima parte della Costituzione, la tocca sia con riferimento all'articolo 1, come ci ricordava Sandro Pace, ma soprattutto la tocca con riferimento all'articolo 5 della Costituzione. L'articolo 5 della Costituzione, scusate se ve lo rileggo, ma non è soltanto il riconoscimento e la promozione delle autonomie locali. L'articolo 5 della Costituzione dice qualcosa di più preciso. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo,
adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. E questa norma l'ha scritta Giorgio La Pira, il nostro costituente fiorentino. E Giorgio La Pira, nel commentare, nel giustificare questa norma, diceva una cosa molto importante. Questa norma è una conquista giuridica, sociale e politica del progetto di Costituzione ed è un documento di vera democrazia, perché la democrazia vera consiste nella partecipazione attiva e consapevole a tutte le comunità attraverso le quali si svolge organicamente per gradi la personalità umana. E questo è il principio fondamentale che viene portato. E questa è la democrazia, la nostra democrazia che viene portata. E meno male che abbiamo citato La Pira, che ha avuto anche l'onta di subire una tesi di laurea da parte di uno studente di Rignano, di cui ora non ricordo il nome. Un altro stacco, sale Andrea Pertici, professore dell'Università di Pisa. Gli stacchi li abbiamo finiti, ricicliamo uno vecchio. Vai. Perché ci vuole orecchio per ascolto. Libro La Costituzione spezzata. Sì, grazie. Appunto, partirei da una cosa che diceva Stefano Grassi da ultimo, e cioè che questo referendum sicuramente ci ha diviso molto, ci ha diviso anche rispetto a persone vicine, rispetto alle quali appunto condividevamo un approccio ideale. E però ci sarà una differenza a seconda della vittoria del sì o del no. Perché quella divisione, diciamo, attraverso la quale siamo passati in questo periodo rimarrà se avranno vinto i sì, mentre se avranno vinto i no tornerà quella Costituzione che è già stato detto, è la Costituzione che è stata approvata dall'88% dell'Assemblea Costituente e che ha unito tutti, anche persone che erano idealmente lontane, perché quello appunto è il significato della Costituzione. Qualcosa sotto il quale si possono fare politiche di contrapposizione, politiche di governo, mentre appunto questo è quello che erroneamente è stato fatto molte volte in questi anni, la seconda parte della Costituzione, sì spezzata dalla prima, è divenuta oggetto di politica di governo, cosa che appunto non dovrebbe avvenire. Ma qual è il cuore appunto di questa riforma? Il cuore di questa riforma lo vediamo proprio dalla prima dichiarazione che sulla riforma fu fatta in questa città, il 6 febbraio del 2014, quando il neo segretario del Partito Democratico, sindaco di Firenze, intervenendo all'assemblea della Confindustria, disse che ci sarebbe voluto un senato con senatori non eletti e non pagati. È dalla non elezione dei senatori che parte tutto questo. E guardate, la non elezione dei senatori può essere un punto di arrivo, casomai, se si vuole un Senato che in un ordinamento federale rappresenti gli stati membri della federazione, ma non può essere il punto di inizio, perché altrimenti significa soltanto che vogliamo togliere di mezzo uno spazio agli elettori, vogliamo togliere agli elettori una scheda per consegnarla, cosa, come dire, anche questa particolarmente raccapricciante, ai consiglieri regionali. E guardate, non è vero che in realtà saranno i cittadini a eleggere i senatori attraverso degli strani magheggi, perché c'è un articolo, uno dei pochi punti chiari della riforma costituzionale, al primo comma dell'articolo 57 si dice i consigli regionali eleggono i senatori. Quindi qualunque legge che impedisca al Consiglio regionale di eleggere i senatori con quella Costituzione sarebbe ovviamente incostituzionale. Da questo poi nascono appunto le altre parti della Costituzione, della riforma costituzionale, sono solo conseguenze. E appunto le conseguenze principali sono due: quella che interviene sul procedimento legislativo, un procedimento legislativo
che è tutto meno che semplificato, che contraddice quello che la relazione del governo appunto affermava che si voleva fare, cioè semplificare i procedimenti decisionali, perché sono, lo abbiamo spiegato molte volte, appunto oggetto di una grave complicazione, e ancora di più appunto la ridefinizione dei rapporti tra lo Stato e le regioni. Guardate, nella ridefinizione dei rapporti tra lo Stato e le regioni non è eliminato neanche un problema di quelli che hanno determinato l'attuale conflittualità tra lo Stato e le regioni, perché rimangono gli elenchi di materie su cui lo Stato e le regioni hanno litigato, anzi sono elenchi che crescono e che diventano talvolta più ambigui. C'è appunto la promozione dei beni culturali alle regioni e la valorizzazione dei beni culturali allo Stato. Quanto si potrà litigare su valorizzazione e promozione? Ma a tutti, come degli elementi di conflittualità che già esistono, ne viene aggiunto uno, quello appunto della clausola di supremazia. Ci sarà una regione che appunto impugnerà la decisione appunto di avocare allo Stato la sua competenza adducendo una cosa così generica come l'interesse nazionale? Ecco, sicuramente credo che questo sia un punto in più di questo conflitto. Molto strano che l'interesse nazionale si fermi, essendo nazionale, ai confini delle regioni a statuto speciale. Grazie. Grazie. E chiamo Paolo Caretti, anche lui professore di diritto costituzionale. Ovviamente quello che è positivo di questo referendum e che ci ha fatto riscoprire la Costituzione, ci ha dato un alibi, una motivazione per andarne a parlare un po' ovunque, anche più giovani. Sì, io 6 mesi fa, quando si è aperta su questo palco la campagna di Libertà e Giustizia, ho preso la parola brevemente per dire che, come tanti altri miei colleghi, mi sarei impegnato ad andare a parlare di questa pessima riforma della Costituzione dove mi avessero invitato, e la cosa, il compito l'ho assolto in pieno. Ho fatto circa 90 incontri in questi 3 mesi, ma devo dire che gli incontri nei quali mi sono più impegnato sono stati quelli nei licei, dove ci sono i neoelettori che hanno appena compiuto 18 anni e che purtroppo ignorano non solo la riforma, ma ignorano la Costituzione vigente. Quindi sono in grande difficoltà a capire che cosa si cambia rispetto a qualcosa che non conoscono. La cosa che volevo dire è che voi avete sentito, lo diceva la Monsanti, qui ci sono gli allievi di Paolo Barile, ma solo i più anziani, quelli più giovani non ci sono. Questo è un esempio concreto delle divisioni che questo referendum ha prodotto anche tra di noi. E voglio ricordare quello che è stato l'insegnamento principale dei tanti che abbiamo ereditato da Paolo Barile, e che riguarda quello che è il significato di una Costituzione, non solo della nostra, della Costituzione in generale. Da quando le Costituzioni sono apparse sulla scena dello Stato moderno, hanno avuto sempre una funzione principale al di là delle soluzioni tecniche: quello di limitare il potere. Questa è la funzione principale di una Costituzione. Questa Costituzione va esattamente nella direzione opposta. Risucchia potere dalle autonomie locali, rende ancora più debole il Parlamento e concentra tutto questo potere in mano delle maggioranze che di volta in volta si alterneranno alla guida del Paese. Un tempo le Costituzioni servivano a limitare il potere dei sovrani, e a volte gli tagliavano la testa però anche ai sovrani assoluti. Ma oggi il principio resta valido più che mai. Una Costituzione non ci sono più sovrani assoluti, ma ci sono maggioranze, anche democraticamente elette, che possono svolgere una funzione autoritaria. Quindi ancora oggi la Costituzione deve mantenere questa sua funzione fondamentale, e a me pare che questa riforma invece ci faccia proprio perdere questa funzione così importante per ogni Stato democratico. Grazie, un applauso e un altro brano dell'Ortica. E intanto chiamo sul palco, mentre c'è questa alternanza, la Montevecchi, Fratoianni,
Zaccaria, tutta, Viroli, Zagrebeschi, La Bonsanti e Montanari per l'ultimo rush. Abbiamo fatto una Woodstock della Costituzione, credo. Una cosa un po' come un po' fra Ben Hur e la Woodstock. Sì, anch'io mi sento molto fra Ben Hur e la Woodstock. Ce l'hanno scritta questa, ma noi condividiamo. Pronti? Quelli che ti spingono a votare sì perché c'hanno una poltrona da mantenere, oh yeah. Quelli che da 70 anni che aspettiamo la riforma della Costituzione, oh yeah. Quelli che mandano la Boschi all'estero a propagandare la riforma a spese dei contribuenti, oh yeah. Ah, ma non sapevo mica, cioè li ho pagato io l'albergo, oh yeah. Quelli che scrivono agli italiani all'estero per convincerli a votare sì e non gli danno gli indirizzi al comitato del no, oh yeah. Ce l'hanno fatta anche questo. Quelli che, se volete fare l'applauso, fatelo pure, che non è. Quelli che accendono un cielo alla Madonna perché vinca il sì, oh yeah. Quelli che per passione spengono il cielo, oh yeah. Quelli che dicono che la riforma è una puttanata, però votano sì, oh yeah. È un po' forte, eh? Quelli che assomigliano a Verdini, oh yeah. Quelli che non si divertono neanche quando ridono, oh yeah. Quelli che ce lo chiede l'Europa, oh yeah. Quelli che se no aumenta lo spread, oh yeah. Quelli che se vince no l'Italia esce dall'Europa, oh yeah. Quelli che invece amano la Costituzione e votano no, oh. Quelli come noi, quelli come voi, quelli che hanno cominciato a lavorare da piccoli e ancora non hanno capito che cazzo stanno facendo. Grazie, preparatevi per il gran finale. Quale ci farete per ultima? E io vorrei che iniziassimo questa ultima tornata con la voce di una parlamentare a 5 Stelle, venuta anche con la felpa, perfettamente. Sali. La Montevecchi che mi dice che il popolo a 5 Stelle vota. Come no? Voterà no. E io innanzitutto ringrazio Libertà e Giustizia per averci invitato oggi, per me è davvero un grande onore e sono anche molto emozionata di essere qui insieme a voi questo pomeriggio. Però ci volevi portare un no epocale. Poiché il tempo stringe e poiché diciamo il programma prevede la chiusura di questa nostra bella festa con una rappresentazione molto importante per tutti noi, donne e uomini, io vi ruberò solo pochi minuti, poiché uno degli strumenti comunicativi di propaganda di questo periodo per frustrare e per scoraggiare le persone a votare no è quella di dipingere chi voterà no come un retrogrado, una persona amante dell'immobilismo che non vuole che in questo paese si facciano delle politiche attente ai bisogni di cittadini, attenti anche al momento storico in cui stiamo vivendo e con un respiro verso il futuro. Allora io da Wikipedia, mi perdonerete, ma sul tablet non posso accedere ad altre fonti, voglio ricordarvi questa storia, un minuto solo. Il primo dicembre del 1955 a Montgomery
Rosa stava tornando a casa in autobus dal suo lavoro di sarta. Nella vettura, non trovando altri posti liberi, occupò il primo posto dietro alla fila riservata ai soli bianchi nel settore dei posti comuni. Dopo tre fermate, l'autista le chiese di alzarsi e spostarsi in fondo all'automezzo per cedere il posto ad un passeggero bianco salito dopo di lei. Ella, mantenendo un atteggiamento calmo, sommesso e dignitoso, quell'atteggiamento col quale noi andremo a votare no il 4 di dicembre, rifiutò di muoversi e di lasciare il suo posto. Per di più, se avesse obbedito al conducente, dato che tutti i posti a sedere erano occupati, sarebbe dovuta rimanere in piedi con un problema di dolore ai piedi che l'affliggeva. Il conducente allora ferma così il veicolo e chiama due agenti di polizia per risolvere la questione. Rosa Parks fu arrestata e incarcerata per condotta impropria e per aver violato le norme cittadine che obbligavano le persone di colore a cedere il proprio posto ai bianchi nel settore comune, quando in quello a loro riservato non ve ne erano più dei disponibili. Un anno dopo, il Tribunale dell'Alabama, nel 1956, la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America decreta all'unanimità incostituzionale la segregazione sui pullman pubblici dell'Alabama e da quel momento Rosa Parks diventa icona di un movimento per i diritti civili. Allora, tutti noi il 4 dicembre che voteremo no per dare a questo Paese la libertà di vedere i principi fondamentali della nostra Costituzione osservati e garantiti così come la Costituzione impone ad ogni parlamentare nell'espletamento della sua funzione. Perché garantire e osservare quei diritti significa rispettare in primis il diritto universale di noi cittadini di avere una vita dignitosa, il diritto alla felicità, il diritto a vivere una vita da esseri umani. Grazie. Michela Montevecchi, stacco! Nicola Fratoianni, coordinatore di Sinistra Italiana. Ma intanto fatemi dire grazie, un grande grazie a Libertà e Giustizia per avermi invitato qui stamani, anzi oggi, in questa lunga giornata, perso il senso del tempo, pure io, qui con voi e poi per aver organizzato questa bella festa per la Costituzione. E poi fatemi cogliere questa occasione anche per fare un'altra cosa che volevo fare da un po' di tempo, adesso è andato via da poco ma gli arriverà lo stesso. La voglia di mandare un grande abbraccio all'AMPI e al suo presidente Carlo Smuraglia, perché Luca lo ha detto all'inizio, lo ha detto, l'AMPI è la parte migliore della storia di questo paese ed è stata oggetto di un attacco indegno in questi mesi, indegno di un paese civile, è il segno anche di dove sta scivolando la cultura di questo paese, in senso perfino delle istituzioni. Poi molto rapidamente, come hanno fatto tutti e senza ripetermi, almeno ci provo, io credo che c'è una questione, guardate, ed è la questione vera che sta dentro questa partita. Quello che si confronta in questa lunga campagna elettorale, così dura, per certi versi così lacerante, sono due diverse idee della società, del mondo, e in fondo due diverse idee di come si costruisce la convivenza civile in un paese. Io credo che chi ha scritto questa pessima riforma, scritta perfino talvolta in modo imbarazzante, anche dal punto di vista della sua forma, chi la sostiene, chi sostiene questa campagna, questo sì così urlato, chi ci dice domani arriverà il diluvio, siete conservatori, avete la testa rivolta all'indietro, ha in fondo un'idea molto chiara. È un'idea che è venuta avanti anche nel commento degli ultimi grandi eventi. L'avete visto, ha vinto Trump e qualcuno, non solo il prode Rondolino Luca, anche qualcuno che dovrebbe avere più accortezza nelle parole per i ruoli svolti, ha detto, sapete che c'è? Il problema è che il suffragio universale forse andrebbe rivisto, può diventare perfino un pericolo per le nostre società. Allora la verità è che c'è un'idea che noi dobbiamo combattere con grande forza, e c'è l'idea che il problema che c'è, che la malattia del nostro sistema politico, che quello che non funziona, si chiami democrazia.
Chi vuole questa riforma pensa che senza la democrazia, con meno partecipazione e, come diceva Lorenza Carlassarre, permettetemi di citarla, con meno conflitto sociale ci possa essere la soluzione ai problemi che la crisi ha prodotto. Invece no, è il contrario, serve più democrazia, più partecipazione, più conflitto sociale. Ci vuole più permeabilità tra la vita concreta delle persone e le istituzioni che dovrebbero rappresentarle. Ieri sera, dopo la sentenza della Corte Costituzionale sui decreti Madia, Davide Serra, un noto esperto, diciamo, di queste materie, ha scritto un tweet. Ha scritto un tweet, adesso lo leggo anch'io perché merita di essere letto. Ha scritto un tweet in cui dice questo. Dice: guarda a caso, sentite perché, i giudici costituzionali più pagati al mondo dicono no, licenziare, dirigenza ossia se stessi. Ora, a parte che, cioè, possiamo dire che anche questa scioltezza nell'uso dell'italiano, hanno deciso che oltre a rottamare la Costituzione anche la lingua italiana debba essere messa in un cassetto. Ma possiamo dire una cosa a Davide Serra, che vuol tagliare i privilegi della Corte Costituzionale? Possiamo dire che forse è arrivato il momento, anche dal giorno dopo, e qui chiudo, perché questo no possa essere anche un grande no costituente. È arrivato il momento di dire a chi ci accusa di voler conservare, a chi ci dice accozzaglia e governa con una grande massa di transfughi: questa è la legislatura che ha battuto ogni record di cambio di casacca nel Parlamento, saremmo noi l'accozzaglia. Possiamo dire che noi non vogliamo conservare un paese che a novembre del 2016 ha fatto 109 milioni di voucher venduti. Non vogliamo conservare un paese dove quando piove si contano i morti, né un paese dove ogni volta che la terra trema c'è da mettersi le mani nei capelli. No, noi vorremmo un paese nel quale, tanto per cominciare a parlare di cittadini, da qui si comincia una storia nuova. In bocca al lupo a tutti noi. Grazie Nicola. Davide Serra, che vuole tagliare gli sprechi e la cassa, è quello che ha pagato 700.000 euro di francobolli a Renzi per mandare la sua lettera simpaticamente accompagnata alla scheda per votare. Ecco la scheda per votare, ecco la lettera di Renzi. Baldo Spini non ha bisogno di presentazioni qui nella sua terra, ma insomma rappresenta anche un'anima importante, che è l'anima socialista. Sì, sono arrivato qui dalla Lamezia Terme e, siccome succede di tutto in questa campagna, il mio aereo da Pisa è stato dirottato su Genova, però sono arrivato lo stesso perché volevo essere in questa accozzaglia. Ecco, veramente mi sono... anche perché volevano fermarti, anche vale. Perché non mi sembra, guardando le persone che siano qui, di vedere una particolare accozzaglia, mi sembra di vedere gente molto seria, molto determinata, per niente superficiale, per niente intenta a cose abborracciate come quelle che abbiamo visto. E io spero di non ripeterle, ma ho letto per esempio l'ultima perla è che siamo di fronte a un Senato in cui ci saranno dei sindaci, e allora hanno interpellato alcuni sindaci, ma naturalmente due sindache grilline, no, dell'Appendino e la Raggi, hanno detto: noi non siamo disponibili per fare il senatore in quel modo. Ma loro possono essere grilline, ma sono andati anche da Sala, dal sindaco di Milano, il quale ha risposto, così ho letto sul giornale, ha risposto: se solo il sabato io posso fare il senatore, ma se non fosse solo il sabato, allora io non potrei sabato farlo. Trippa. Allora non potrei farlo. Ma questa è l'ultima, diciamo così, è l'ultima perla. Diciamo invece una cosa, che tutti quelli noi che siamo qui dobbiamo sentirci impegnati oggi, naturalmente da qui a domenica, ma impegnarci anche dopo per dare al Paese una legge elettorale democratica coerente con la Costituzione. È un passo. È un patto che dobbiamo fare fra noi. Io riflettevo, il primo ministro inglese di poteri ce n'ha tanti, ma almeno è costretto a presentarsi in un collegio elettorale, a farsi eleggere deputato. Presidente americano, presidente francese devono farsi eleggere. No, il nostro primo ministro eviterebbe questo fastidio. Basterebbe che le primarie, dopo di ciò,
avrebbe anche il diritto, salvo che la Corte Costituzionale non glielo levi, anche di nominare, per evitare dibattiti troppo pronunciati in sedi parlamentari, anche il diritto di nominare 100 parlamentari, per evitare il fastidio eventualmente di dibattere con i medesimi. Insomma, io credo che siamo di fronte ad una situazione che comporta da parte nostra un impegno veramente globale. Il nostro Paese non si merita questo tipo di riforma, il nostro Paese si merita una grande riforma democratica coerente con la Costituzione. Per questo siamo qui e per questo ci battiamo tutti insieme. Grazie. Maurizio Vidoli ha scritto un libro che ha fatto epoca per un titolo sulla libertà dei servi. A me di questi tempi mi viene in mente lo statista Verdini e una sua intervista a Repubblica in cui ha detto, per chiarire il suo ruolo, io sono l'autobus che trasporta le truppe sconfitte di Forza Italia dal potere verso Palazzo Chigi. Non è un bel tragitto, ma insomma ci siamo capiti. Sono soddisfazioni anche quelle. Semmai avrò l'occasione scriverò La libertà dei servi 2. Ma il tema che vorrei sviluppare in pochi minuti e provare a condividere con voi, amici, la risposta che ho dato alla domanda che mi è stata presentata in diversi dei tanti dibattiti che ho affrontato sulla riforma costituzionale. Professore, mi hanno chiesto molte volte, cosa faremo se vincerà il sì? Cosa succederà se vincerà il sì? La risposta che mi sono permesso di dare è che se vincerà il sì, Renzi avrà un potere enorme, un potere che è legittimato non soltanto dalla fiducia del Parlamento, ma da un plebiscito, cioè da un consenso diretto della maggioranza del popolo. Questo vorrà dire che Renzi avrà il controllo assoluto sul Partito Democratico, avrà ancora più forza di condizionare il Presidente della Repubblica, avrà un controllo assoluto della maggioranza e quindi del Parlamento e quindi la possibilità di fare nuove leggi ordinarie, nuove leggi costituzionali. Cioè sarà aperta la via a nuove riforme per togliere altri limiti, altre garanzie al potere di chi governa, che come si capisce benissimo dai commenti di Renzi alla recente presa di posizione della Corte Costituzionale. Questo è il quadro politico. Ma cosa verrà dal punto di vista morale, della situazione morale del nostro Paese, del modo di sentire dei nostri concittadini? Se vincerà il sì vorrà dire che la maggioranza dei nostri compatrioti ha liberamente scelto di cedere una parte fondamentale di sovranità, il diritto di eleggere i senatori per alienarlo ai consiglieri regionali, la più corrotta parte di una casta corrotta. Alcuni di loro votano sì perché ingannati, non hanno capito, hanno creduto alle menzogne, hanno creduto che fossero parole serie, snellire, semplificare, governare. Ma altri, temo, hanno capito benissimo e cedono, scambiano un diritto fondamentale che per loro pare non avere valore, per dei benefici, investimenti, prebende. E infine, ci sono i raffinati calcolatori, quelli che vedono più oltre, quelli che dicono la riforma fa schifo ma c'è qualcosa di più importante della Costituzione, come se esistesse qualcosa più alto della carta più alta. Sono persone, se vincerà il sì, avremo un padrone e saremo costretti a vivere ancora con maggior numero di persone con mentalità più serva. Ma non è... Ho spiegato che questa non è l'intera storia. È vero, se vince sì avremo la degenerazione della Repubblica, come ho cercato di spiegare in un libro che si chiama appunto Autunno della Repubblica. Ma a me pare di avere visto in questi mesi i segni del nascere di un'Italia nuova. Sembra di aver visto un'Italia nuova e antica. E qual è il carattere di questa Italia nuova e antica? Sono quelle migliaia di ragazzi e ragazze, di giovani, di non giovani, di uomini e di donne che si sono impegnati in questi mesi non per avere benefici, non per interesse, non per pregiudizio, ma per dovere. Il dovere che ci impone la nostra coscienza morale di vivere liberi e non servi. Hanno raccolto firme, hanno stampato e diffuso volantini,
hanno organizzato dibattiti, conferenze, confronti con pochi soldi, cercando sale con fatica, spesso scalcagnate, trovato oratori a dibattere, hanno invitato i cittadini a partecipare. Non hanno avuto paura queste migliaia di persone di sfidare un governo che ha gettato nella lotta tutto il suo potere di promesse, di favori, minacce, ricatti, intimidazioni, propaganda, prepotenze. Ripeto, questa Italia che si è manifestata nella lotta per il no, io credo che sia proprio quell'Italia civile che i maestri migliori dell'antifascismo avevano sperato di vedere rinascere. L'Italia di persone che non si sottraggono alla responsabilità dei doveri civili, ma li cercano quei doveri perché sanno che in quei doveri c'è la libertà. Vogliono quei doveri perché sanno di poterli assolvere. Così, se noi questo patrimonio morale e politico non lo disperderemo, e anzi in questa settimana lo rafforzeremo, probabilmente il no potrebbe vincere. Ma se anche non ci riusciremo, non si illudano i sostenitori di questa riforma, perché prima o poi con un patrimonio così, che ha le sue radici nella coscienza, dove nessuno può arrivare, dove nessuno può trionfare, saremo in grado di far rimangiare ai sostenitori della riforma quella loro orrenda scelta, e saremo anche in grado di seppellire questa triste, arrogante, prepotente Italia di sì, con la forza della dignità. Grazie a Maurizio Vidoli, un altro stacco dell'Ortica, la Panda. Posso andare? Introduco con questa riflessione: hanno votato in Grecia, hanno detto l'ottimo ministro tedesco, sì, però non dovrebbero votare i poveri troppo arrabbiati. Poi si è votato in Inghilterra, in Gran Bretagna, hanno detto sì, però non dovrebbero votare i vecchi, che è brutto, che poi condizionano il futuro. Poi si è votato in America, hanno detto però questi operai quanto sono noiosi, che fanno vincere il puzzone. Adesso si vota in Italia e già si stanno preparando. Ma questi giovani, ma perché votano no? E alla fine chi è che deve votare? Allora, io sono uno degli ultimi riservisti che sono stasera comparsi su questo palco. Siamo stati chiamati alle armi dai comitati del no. Però sei bellico stasera, sì, bravo. Ma questo, riservisti! Allora, ma ci sono altri riservisti, ma non soltanto, non è irrispettoso. È soltanto la sensazione che poi ci hanno detto, sì, ho visto, ci hanno detto quando ancora si leggevano i sondaggi, perché adesso ci sono i sondaggi, ma sono nascosti, quindi li sappiamo, ma non li possiamo dire. Però ci hanno detto, guarda, che quando tu hai firmato quel documento con gli altri 55 costituzionalisti, c'è una professoressa di Bologna che ha fatto il calcolo che avete la media di 69 anni. Io tutto contento perché ce ne ho di più. Però quello che poi pensavo a questa professoressa di Bologna, che conosco bene ma di cui non farò il nome, si è messo a fare, pensavo che quando davano i primi sondaggi sui voti dicevano che sostanzialmente per il no parlavano molti riservisti, di là parlavano solo giovani. Però tra quelli che si dice orientati a votare, per il no votano soprattutto i giovani. E questo è un elemento che fa pensare che non serve soltanto essere un ragazzino per comunicare ai giovani, si può anche, la cosa che ci comunica è molto importante. Però non volevo parlarvi di questo, devo dirvi una sola cosa, perché non parlerò di Costituzione, ne hanno parlato benissimo tutti, io parlerò solo di una questione che penso che tutti voi cogliate molto bene, cioè
come la televisione racconta il referendum. Questo è il tema, perché vedete, noi facciamo, tanta gente, dovunque, abbiamo la percezione di un grande interesse, di una grande consapevolezza, però poi, soprattutto per chi in qualche modo ha lo, diciamo, la deformazione professionale, va a vedere la televisione. E naturalmente la televisione è una roba strana, perché ci dovrebbe essere la par condicio in questo periodo, che vuol dire più o meno devono parlare uguale e le due parti. Allora, effettivamente tutte le sere vedete che c'è un servizio sul referendum, quello che è ispirato al bilancino, però per il sì parla tendenzialmente sempre uno soltanto e parla abbondantemente. Per il no c'è un lungo piano sequenza dove vengono tutte le sere, ma una, saltassero una sera, facessero vedere una sera Gustavo, no, c'è Brunetta, Salvini, Grillo, Berlusconi, e poi si parla a volte dell'ultimo servizio e su Grillo, perché subito il servizio successivo fa vedere tutte le cose giudiziarie che riguardano i 5 Stelle. Quindi sulle firme. È un caso, ma questo succede sempre. Però questo è pari, cioè pari un po' malizioso il servizio sul no, ovviamente, perché questa teoria, che poi qualcuno ha chiamato a cozzaglia, mi pare, no? Però quello che conta è che fuori par condicio parla un signore sempre, tutti i giorni, salvo quando c'è terremoto o quando ci sono inondazioni o quando muore Castro, ma se no è sempre in televisione. Il primo servizio è del Presidente del Consiglio, ma non è un 42% di tempo no, di ma parola. guarda i tempi sono, allora noi sappiamo che c'è una regola fondamentale che dice che in campagna elettorale referendaria devono parlare le due parti e il governo deve essere con una presenza sobria, cioè nel senso il minimo indispensabile. Ragazzi, è così. Allora, attenzione, quello che succede, vengono costruite tutte le notizie possibili per far vedere che il governo deve parlare. Allora, naturalmente vada Obama e con tutte le bandiere italiane, lì in bella teoria, con tutte le signore vestite bene, poi a un certo punto compare Obama che guarda caso fa un appoggio al sì. Non gli ha portato fortuna Renzi a Obama, devo dire la verità, perché insomma tutto sommato... Neanche il Cameron. No, ma quello per dire, sostanzialmente, dopo c'è la Leopolda, dov'è la Carlastare? Là. Alla Leopolda gli avevano detto, mi raccomando, i consigli che danno gli strateghi americani, mi raccomando, devi calmare gli animi, devi un po' tranquillizzare. Allora alla Leopolda, oltre la pancia di cui ha parlato lei, l'espressione clou è la seguente: il 4 di dicembre ci sarà il derby d'Italia, quindi tifosi scendete in campo. Questo era per placare gli animi. Ma naturalmente non bastava questo per placare gli animi, perché lui ha cercato anche di dire qualche giorno prima, quando aveva detto me ne vado a casa, e Travaglio disse giustamente da casa, hanno cominciato a protestare, hanno detto no, correggi la cosa che non vai a casa, ma che sostanzialmente fai un anno sabbatico. Poi naturalmente, sempre a tranquillizzare gli animi, siccome lui pensa di aver capito che noi stiamo votando per il governo, pensa di aver capito che votiamo per il governo e non per la Costituzione, lui dice ma poi questa cozzaglia che dovrà governare il paese, ma chi gliel'ha chiesto di governare il paese? Noi vogliamo soltanto mantenere la Costituzione. Allora chiudo, di fronte a questa situazione, naturalmente c'è qualcuno ottimista che dice guarda Roberto non ti preoccupare perché più parla meglio è. Forse uno che conosce il meccanismo della televisione, però noi, ecco, questa è una notizia che vi do riservatamente, abbiamo fatto con il comitato del no, Alessandro l'ha firmato, un esposto all'autorità, a quello che è l'arbitro della par condicio, all'autorità per la garanzia delle comunicazioni, guarda questo nome così bello, l'arbitro,
avevamo visto che c'era questa presenza preoccupante del 60, 50, 55% del governo, ma del presidente soprattutto. E abbiamo fatto un esposto 10 giorni fa. Allora, 10 giorni fa, noi diciamo, guardate che se decidete dopo la fine della campagna elettorale non serve più. Allora, hanno deciso di decidere domani, e in cui però vi do una notizia, non ci sarà nessun cartellino, né giallo, né rosso, nessuna espulsione. Si dirà semplicemente, come si fa nelle partite di calcio, beh, mi raccomando, non lo fare più. Però tutto questo varrà per il futuro. Speriamo che gli porti male. E quindi noi continuiamo a credere di avere ragione. Il rimprovero verbale. Un altro stacco per introdurre lui, l'uomo leggenda, il primo che l'ha sfidato. Gustavo Zagabelli. Gustavo Zagabelski, a cui voglio fare una domanda drammatica. Ci sono momenti nella vita di tutti gli uomini in cui si dubita di se stessi, di quello che si è fatto, di quello che si è detto. La domanda è: ma quando uno ha davanti Matteo Renzi da Mentana che dice professore, io il diritto e la Costituzione l'ho studiata sui suoi libri, lei come si è sentito? Li ho letti tutti, ha detto. Doveva interrogarlo proprio. No, ma si è anche detto che è allievo del professor De Siervo, il quale ha... Non cerchi di dividere le responsabilità. Nessuno di noi riconosce di essere stato il suo maestro. Cattivi maestri, entrambi. Nessuno. No, ma siccome Celente mi introduce su questo terreno scivoloso dell'incontro col nostro Presidente del Consiglio, anche su invito di un mio carissimo collega che è il professor Caretti, seduto qui in prima fila, devo dire che non posso perdere l'occasione unica per chiarire finalmente e definitivamente che cosa è il munus. Munus. Che non è il nome del mio cane, come è stato detto da Crozza, ma che è una cosa estremamente seria, in due parole, è prendere sul serio i compiti che ci tocca assolvere, perché questi compiti non sono nell'interesse nostro, ma sono nell'interesse della collettività. E tra l'altro questo discorso del munus, o del minus, se preferite, è in realtà un discorso rivolto a tutti noi, perché tutti i cittadini hanno anche un compito pubblico, e quello che fanno non dovrebbero farlo soltanto nel proprio interesse individuale, ma dovrebbero sempre pensare alle rifrazioni, alle conseguenze sull'interesse generale. Allora, posso ritenere, professor Caretti, che il concetto di munus è stato per una volta definitivamente chiarito e non ci torneremo mai più? Benissimo. Allora possiamo venire alla questione che ci trova qui riunito. Non credo che siate riuniti qui per sentire parlare di munus, no? Oh, se sì, io posso anche continuare. Ma siamo qui riuniti per sentire parlare di Costituzione, quella che c'è e quella che potrebbe esserci domani. Io vorrei dire una cosa molto semplice all'inizio di questo mio intervento, che spero che sia breve. Spero. Non c'è, è un munus senza limiti. Un munus illimitato. Cioè, munifico, non se, viene da se munus. In tutto questo pasticcio, in tutte queste cose che sono state dette, ingannevoli e talora false, c'è una, se c'è in tutto questo qualcosa di chiaro, è un bel no. Allora, io mi ero ripromesso di toccare alcuni
temi, molti dei quali sono inutile ripeterci, no? Sono state dette tante cose, tutte esatte, forse una piccola correzione, perché noi non possiamo farci attaccare sulle imprecisioni, ecco, dobbiamo fare attenzione ai talloni, perché prendono come pretesto della mancanza di fondamento della nostra posizione qualche volta il fatto che si scivoli su alcuni dettagli. Uno di questi è il fatto che si cambierebbe con la nuova Costituzione i requisiti del referendum abrogativo. Il referendum abrogativo resta quello che è, e in più si aggiunge una possibilità di votare in referendum con un quorum di validità, no? Che non sarebbe più il 50% degli aventi diritto, ma il 50% degli elettori dell'ultima elezione. Quindi questo è un punto da chiarire, c'è una possibilità in più dell'uso del referendum, che con molta leggerezza è stato allargato il referendum. Dovremmo sapere i rischi che hanno i referendum, i rischi plebiscitari, i rischi la democrazia, il referendum è democrazia diretta, ma in questo contesto, con i media che conosciamo, è legittima la domanda: diretta da chi? E quindi in questo contesto le preoccupazioni dell'Assemblea Costituente di evitare che il referendum si trasformi in uno strumento plebiscitario, queste discussioni e questi scrupoli sono particolarmente presenti e da prendere in considerazione. Ma io volevo intrattenermi su questi quattro punti. Uno, non parlo del contenuto della riforma, della lettura, dell'impressione che ci dà questo testo nella lettura. È un'impressione, diciamo, un po' negativa. Non so, se noi dovessimo andare dai nostri colleghi e spiegare il contenuto di certi articoli, avremo delle difficoltà, magari ci vergogneremmo perfino. In un dibattito pubblico con una autrice di questa riforma importante, non facciamo nomi, no, ma non quella là, un'altra. Chi? Non è la Boschi? Chi? No. E io ho detto la Finocchiaro, come dicevo, abbiamo beccato la Finocchiaro, come dicevo all'inizio, ma non possiamo perdere questa occasione. Siamo qui in presenza di un'autorevolissima autrice di questa riforma, non posso perdere l'occasione per farmi spiegare qualche articolo di questa nuova Costituzione. E certo, professore, dica pure. Allora, aprendo a caso, ne ho letto uno, mi pare nelle norme transitorie, che sono una cosa... E dopo aver letto questo articolo, la mia interlocutrice mi ha detto: ma davvero dice questo? Quindi, però, voglio dire, ecco, in questo contesto, ripeto il concetto di prima, una cosa chiara è: nel campo della Costituzione la chiarezza è un valore democratico fondamentale, l'unica cosa chiara è un bel no. Ma io volevo intrattenervi sulle menzogne o sulle cose imprecise che sono state dette. Volete un piccolo esempio, menzogna o falsificazione? Primo, questa idea generale che la cosiddetta Prima Repubblica sia stato un fallimento totale. Questo si dice, no? Tutto quello che abbiamo alle spalle è stato sotto segno negativo. Ma pensate che cos'era l'Italia alla fine della quello che poi si è detta essere anche una guerra civile, la resistenza è stata anche una guerra civile. La ricostruzione si è fatta con questa Costituzione. Il popolo italiano, che era diviso nel 1947-48, in Italia, in certe zone, gli italiani si sparavano tra di loro, avevano dei conti da regolare che venivano ancora dal fascismo e dall'antifascismo, e la Costituzione è diventato lo strumento, uno, forse il principale strumento, di unificazione popolare.
Ecco. Oggi è il contrario, se guardate quello che succede, è il contrario. Il nostro paese, se non fosse stato messo nelle condizioni di doversi pronunciare su con un sì o con un no su una materia di questo genere, non avrebbe certamente le contrapposizioni che esistevano allora. E invece la Costituzione è diventato il terreno della divisione, il contrario di allora. E qui io dico, c'è una irresponsabilità di coloro che ci hanno condotto a questo punto. Quando si dice che non sanno che cosa è una Costituzione, ed è stato questo argomento sviluppato dai costituzionalisti che mi hanno preceduto. Quando si dice questo, non sanno che cosa è una Costituzione, non sanno esattamente questo, ignorano questo punto, che la Costituzione è una materia incandescente, è il terreno più altamente politico, cioè politico nel senso delle divisioni. E prima di mettere mano a una riforma della Costituzione bisognerebbe sapere o immaginare di controllare gli esiti. Questo non l'hanno saputo fare coloro che l'hanno messo in moto questo procedimento, e adesso la cosa sta sfuggendo loro di mano, perché quale che sia il risultato del referendum, alla fine perderemo tutti su questo punto, perché avremo da ricostruire un contesto sociale, politico, comune in cui ci sia un clima di pace sociale in cui ragionare sui temi veri e profondi della nostra vita sociale. Questa è la prima menzogna. La prima Repubblica è stato un grande fallimento e dobbiamo girare pagina. Non è affatto vero. La prima Repubblica, luci e ombre, ma ha avuto una grande funzione. Ma poi, piccole cose, ma che dovremmo contrastare. Si dice, il Senato, questo povero Senato, ma uno potrebbe dire, ma che male vi fa? No, che piccola cosa. Si dice, abbiamo un doppione, fa le stesse cose della Camera dei Deputati. Ma non è vero. Ha gli stessi poteri della Camera dei Deputati, ma non fa le stesse cose, perché rivede, o meglio, il bicameralismo perfetto, diciamo, fa sì che la seconda Camera, che viene investita dal procedimento legislativo, fa un'opera di revisione, di modifica, di controllo sul lavoro fatto dalla prima. E questo lavoro è fondamentale. Guardate, l'altro ieri sono stati tolti 50 milioni dalla legge, come si chiama? La legge di stabilità, un collegato, 50 milioni per la cura dei bambini ammalati a seguito delle emissioni cancerogene dell'Ilva di Taranto. Allora, si scopre questa cosa qui. Cosa dice il nostro governo, quello che vuole abolire questo povero Senato? Cioè, va bene, non importa, ci penserà il Senato a mettere una penta a questo. E badate che questo è ciò che è successo l'altro ieri. Ma dovevano punire Emiliano, i soldi che hanno dato a De Luca li hanno tolti ai bambini della Puglia. Sì, però poi si rendono conto che la cosa è troppo grossa. Quando vengono scoperti, diciamo pure, e questo è anche il punto, il modo di procedere nella legislazione del nostro paese è tale per cui molto spesso non si capisce cosa c'è sotto un tessuto legislativo, soprattutto perché si procede con queste norme scritte, l'articolo X, 3 della legge tale come modificata, eccetera, è sostituita nelle parole 5. Si legifera così, il cosiddetto decreto mille proroghe, che è una aberrazione del... Sì, sì, che ci sarebbe da fare una grande riforma su come legiferare. Ecco, certe volte ci sono degli uffici, delle strutture, dei gruppi parlamentari. Il Movimento 5 Stelle è specializzato in questo, cioè nell'andare a scovare, no, le perle oscure
che stanno nella legislazione, perché se no nessuno se ne accorge e le cose passano. Vabbè, tante altre cose, tante menzioni di cui non volevo parlare. L'ultima, se volete, delle menzogne, poi se ho ancora un qualche minuto. No, l'ultima, perché ci cacciano, se no io sarei ora ad ascoltare. Vabbè, no, penultima. La penultima è la seguente. Si dice: coloro che sono per il no devono difendere i propri posti. Professor De Siervo, tu che posto difendi? Semmai sono loro che stanno difendendo i posti che hanno conquistato. E poi un'ultimissima cosa, si dice, una penultimissima cosa, si dice, questo è proprio... Beh, i giovani, anch'io confermo quello che è stato detto da alcuni che hanno parlato prima di me, anch'io ho girato molti luoghi e molte scuole, i giovani sono tendenzialmente orientati per il no, quelli che studiano e capiscono. No, ma non era una battuta, Ma perché? Perché pensano al proprio futuro. Ed è il contrario di quello che ci viene detto. Uno degli slogan che sono utilizzati è che oggi è il futuro, adesso è il futuro. Futuro adesso. E nell'ultima Leopolda, forse il famoso costruttore Bagnoni, il consulente della comunicazione del Presidente del Consiglio, ha fatto cambiare questa formula ed è venuta fuori così. E se andate su internet lo trovate. È oggi il futuro, una cosa allucinante. Se il futuro sarà come oggi, c'è da mettersi le mani nei capelli per fare presto. Adesso però naturalmente capite che le cose che abbiamo detto e che avremo ancora da dire sarebbero tantissime, ma Tenese mi toglie. C'ha l'ultimissima. L'ultimissima. Seguente. Guardate, io al di là dei discorsi paludati, tecnici nelle università, eccetera, io credo che noi siamo portati a votare, prendetemi sul serio, per simpatia o per antipatia. Con questo non voglio dire che voteremo perché Renzi ci è simpatico o antipatico e gli altri esponenti del suo governo, voglio dire magari anche non è vietato, ma per simpatia nel significato etimologico della parola. Con chi siamo simpatetici noi? Ecco, certamente non siamo simpatetici con coloro rispetto ai quali il governo attuale è attualmente simpatetico. Noi siamo simpatetici per un'altra Italia, nei confronti di un'altra Italia, che è per l'appunto quella che è disegnata nella Costituzione, nella prima parte della Costituzione, e quella, il giorno in cui avremo svolto il referendum, l'avremo vinto o l'avremo perso, è quella che giustificherà e richiederà munus a ciascuno di noi, come è stato detto da Paul, richiederà che non ci si disperda e che ci si ritrovi insieme, perché saremo una grande forza in ogni caso, anche se perdiamo. C'è stata una mobilitazione di coscienze, di energie francamente impensabili prima di questa vicenda. Non dobbiamo disperdere queste energie, e non solo nel nome della difesa della Costituzione, ma nel nome della attuazione della Costituzione. Thank you.
Ora chiuderete, Sandra, tu sei... No, devo farti una domanda. Allora, questo ha preso un consulente da 400.000 euro, Jim Messina, non Messina Denaro, quello è un altro, però il denaro è 400.000 euro, perché gli desse dei consigli, e gli ha dato questo consiglio che ricordava il professor Zagrebeschi, cioè abbassa i toni, cerca di abbassare i toni, e infatti il giorno dopo la Leopolda le urla che sappiamo. Poi è arrivato un altro amico, Oscar Farinetti, quello un po' più intelligente di loro, e gli ha detto: Matteo, dobbiamo tornare ad essere simpatici. Ma quando è che erano simpatici? Che mi è sfuggita questa cosa. Qua a Firenze lo sono stati poco, sin dall'inizio, sin da quando mandò, lui lanciò il primo referendum. Te non te lo ricordi quando è stato? Era stato fatto voi siete sindaco da poco, vedete? Questa è la Basilica di San Lorenzo. Ci hanno lavorato Brunelleschi e Michelangelo, poi dopo Tommaso mi correggerà. Va bene, la prima proposta di Renzi sindaco è stata: completiamo la facciata, così non può essere. E pensò di fare un referendum. Questo c'ha la mania del referendum. Disse: facciamo un referendum sulla facciata, e ovviamente fu preso a pernacchie da mezza città, e almeno quella volta ci ha rinunciato, tanto per dire di che pasta è fatto. Ma io sono qui solo per fare i ringraziamenti, che sono talmente di cuore, talmente sentiti, prima di tutto agli attivisti di tutta la Toscana che si sono dati da fare in questo periodo. Non so da chi cominciare, comincio da Francesco Baicchi, che ha rappresentato il comitato del No, e lo ringrazio. E poi le donne che hanno lavorato qui, da Cinzia a Rosaria Bortolone a Daniela Lastri, grazie di tutto quello che avete fatto. E infine a una donna eroica e straordinaria che si chiama Gloria Germani e che è la proprietaria di questo teatro e che ce l'ha dato, perché come sapete non è stato facile. Infine voglio finire con una cosa buffa che lui non ve l'ha raccontata, Zagrebeschi, allora ve la racconto io. E pare che, cioè è vero perché mi ha mandato la foto, che è vero, che all'ingresso del campus dell'Università di Torino c'è scritto per terra: nel seggio elettorale Renzi non ti vede, ma Zagrebeschi sì. Aspettate, vota no, votiamo no, grazie a tutti. Allora chiude Tommaso, poi faremo l'ultima canzone con la banda dell'Ortica e il coro della Cozzaglia. Una battuta di Crozza su Zagrebeschi va ricordata, ha detto: il confronto fra Renzi e Zagrebeschi è stato, anzi fra Zagrebeschi e Renzi è stato come un confronto fra Treccani e Twitter. Abbiamo immaginato questa giornata come una festa di quelli che amano la Costituzione, e questo ci teniamo a dirlo. Noi combattiamo, è vero che perderemo tutti, ma intanto vogliamo vincere, vogliamo che a vincere sia la Costituzione, perché la amiamo. E abbiamo pensato che noi amiamo la Costituzione per le cose che vi hanno detto benissimo tutti coloro che la studiano. Abbiamo capito una cosa, che se vince il sì avremo una Costituzione scritta da Renzi, dalla Boschi, da Verdini. Se vince il no, rimarrà la Costituzione scritta da Calamandrei, dalla Pira, da Concetto Marchesi e da molti altri. Ma accanto alle voci dei padri costituenti, nella nostra amatissima Costituzione, sentiamo l'eco di tante voci che si sono avvicendate lungo i secoli. Parlano della Costituzione generazioni e generazioni di italiani che si sono dati il testimone per costruire il vero monumento, fatelo dire a uno storico dell'arte di questo paese, che è la sua civiltà, la civiltà dei diritti, ed è questo che noi vogliamo difendere. Michelangelo, di cui Renzi voleva ricostruire follemente la facciata di San Lorenzo, non era uno strumento nelle mani dei potenti. Ha fatto la resistenza contro i Medici a Firenze e ha fatto dire a una delle sue statue di San Lorenzo:
caro me, il sonno è più l'esser di sasso, infin che il danno e la vergogna dura, e il danno e la vergogna era il dominio dei medici. Questi versi li citò Calamandrei, riaprendo l'Università di Firenze nel 44. E allora ho pensato che, da storico dell'arte, mi piacerebbe chiudere dicendo che questa riforma costituzionale taglia le gambe a tutta la prima parte della Costituzione, ai principi fondamentali. Ne sono stati citati tanti, l'articolo 1, l'articolo 3, l'articolo 5. C'è anche l'articolo 9, che dice che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico. E invece si scrive un titolo quinto in cui si dice che l'interesse strategico nazionale sta nei porti, negli aeroporti e negli inceneritori e non nella messa in sicurezza del territorio italiano. Dal basso dobbiamo dire di no a tutto questo. Se la Costituzione dice che è fondamentale il paesaggio e il patrimonio artistico, lo fa perché nelle voci di tutti questi italiani che lungo i secoli hanno contribuito a costruire la Costituzione, ce n'è una particolarmente alta che voglio citare per due secondi, ed è la voce di Raffaello. Raffaello nel 1519 scrive una lettera a un papa, che non è un papa qualunque, è il figlio di Lorenzo il Magnifico, il Leone X, è un papa fiorentino, un grande papa, ma Raffaello gli scrive per dirgli quello che deve fare e quello che non deve fare, dal basso. È un artista arrivato, potente, molto giovane, che dice al papa quello che non deve fare. Questa idea della critica del potere dal basso, in forza della cultura, della conoscenza, è la nostra forza. E Raffaello dice: vedere le rovine di Roma mi dà insieme grandissimo dolore e grandissimo piacere, perché vedo il cadavere della patria. La rovina della bellezza dell'Italia non è un problema estetico, è un problema morale. E poi dice: di chi è la colpa? Dei goti e dei vandali? No, dice Raffaello, ma di quelli che come padri e tutori dovevano difendere l'Italia, essi medesimi hanno lungamente atteso a distruggerla. Chi doveva difendere ha distrutto. Ed è la voce di Raffaello nel 1519. Come finisce? Con un verbo che è dovere. Padre Santissimo, non deve essere tra gli ultimi pensieri di vostra santità aver cura che quel poco che resta di quest'antica madre della gloria e della fama italiane, ed era il 1519 e l'Italia era un progetto basato sulla cultura, per testimonio del valore degli antichi che eccitano alla virtù quelli che oggi sono vivi tra noi, il passato come alimento di un futuro basato sulla virtù, non sia estirpato e guasto dagli maligni e dagli ignoranti. Raffaello si rivolgeva al vecchio sovrano dell'antico regime, il Papa, e gli diceva: devi far sì che ciò che abbiamo di più prezioso non sia estirpato dai cattivi e dagli ignoranti. Oggi noi ci rivolgiamo al nuovo sovrano, che è il popolo, e gli diciamo: fai che ciò che abbiamo di più bello e prezioso, la Costituzione della Repubblica, non sia estirpato dai maligni e dagli ignoranti. Viva la Costituzione! Tutti in piedi! Prossimo appuntamento, per chi vuole dire no, a Firenze, Piazza della Repubblica, giovedì 1 dicembre dalle 19 al referendum votiamo no. E ovviamente tutti sul palco, il coro della Cozzaglia che accompagna la banda dell'Ortica in un grande inno italiano. Si potrete andare tutti domenica a votare, vengo anch'io. Tutti quanti allo zoo comunale, cosa no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scoppiato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Cosa no, perché no?
va sempre a finire che piove, vedere nascosto l'effetto che fa. Quanti in un mondo migliore, dove la gente sia già pronta a tagliarti una mano, un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Voto anch'io, no, voto anch'io, voto anch'io, voto no, perché no? Vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che non piangono neanche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Voto anch'io! Voto no! Voto no! Voto no! Perché? Voto anch'io! Voto no! Voto no! Voto no! Voto no! Voto anch'io! Ma perché? Voto no! La banda dell'orchestra.